Ora si registrerà la conferenza. Ho avviato la registrazione e do la parola al vice segretario generale per procedere con l'appello. Buonasera a tutti. Abbonante Anna Ratone. Presente. Autano. Presente. Barrera, Berta, Presente. Bianchini, Bobone Mauro, Presente. Bobone Simonetta, Buzzi. Presente. Castellano, Presente. Castelli, Presente. Casco, Presente. De Marte, Presente. Foglino, Gentiluomo. Presente. Guazzotti, Presente. Lumi, Presente. Malagrino, Presente. Mazzoni, Presente. Nicò, Onetti, Presente. Passalacqua. Pavanello. Poggio. Presente. Ravazzi. Presente. Rossa. Presente. Ruffato. Presente. Sciaudone. Serra. Presente. Grazie segretario, 25 presenti, quindi la seduta è valida. Abbiamo deciso nella conferenza dei presidenti i lavori per la seduta odierna e quella di venerdì, con inizio, si spera, almeno per venerdì alle ore 20:15 e con chiusura alle ore 23:45, 5 minuti più, 5 minuti meno, diciamo. Non tratteremo le interpellanze, tratteremo due proposte su queste due sedute, che sono la proposta al piano urbano della mobilità sostenibile, PUMS, e piano generale del traffico urbano, PGU, e la manovra al via, cioè il primo provvedimento della manovra al via, che è già in consiglio, e poi manterremo quello che erano le mozioni e gli ordini del giorno già stabiliti nell'ordine della scorsa seduta, aggiungendo un ulteriore ordine del giorno presentato dal vicepresidente Iacovoni. Questi sono, diciamo, è la programmazione dei lavori per questi due consigli comunali. Informo i capigruppo che vi deve essere arrivata la convocazione per una conferenza domani alle ore 14:30 per valutare l'opportunità di una nuova convocazione del Consiglio Comunale, vedremo dopo i lavori di stasera se sarà necessario, e per indicare i due nomi al sindaco
secondo per quella commissione di valutazione per i volontari della Polizia Municipale. Quindi se non l'avete ancora vista la convocazione, vi confermo che, come ci eravamo detti, domani alle 14:30 facciamo questa conferenza. Ora partiamo subito con i lavori. Io darei la parola all'assessore all'urbanistica Buzzilanghi per illustrare al Consiglio il piano urbano della mobilità sostenibile PUMS e piano generale del traffico urbano PGTU. Su questa proposta è stato presentato un emendamento. Prego, vice sindaco. Giro un secondo, sto marchingi. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Allora, è un momento penso importante, un momento positivo per noi, perché arriva in Consiglio Comunale una proposta che ha avuto un iter di elaborazione molto lungo e molto complesso, il piano urbano della mobilità sostenibile, all'interno del quale è compreso il PGTU, che è il piano generale del traffico urbano, il primo, il PUMS, diciamo, usiamo l'acronimo PUMS, ha una durata e una prospettiva decennale, mentre il secondo ha, quindi di medio-lungo termine, invece ha una prospettiva più di breve termine e ogni due anni in automatico deve essere rivisto. Io sono contento di stasera poterlo portare in Consiglio Comunale, è un iter che è partito tempo fa, l'abbiamo approvato in giunta tutti insieme nel mese, non ricordo se fine gennaio o primi di febbraio, e poi in commissioni consigliari, nelle commissioni consigliari c'è stato un iter importante di approfondimento dove tra l'altro tutte le forze politiche hanno partecipato in maniera importante, è stato approvato a febbraio in commissione consigliare e poi chiaramente nel momento in cui doveva andare in Consiglio Comunale è scoppiata la pandemia, che è qualcosa che tutti noi non avremmo voluto, e quindi abbiamo avuto un attimo di respiro perché abbiamo insomma ovviamente lavorato su altri fronti e adesso ci troviamo qui ad approvare questo documento importante. Documento che prima innanzitutto voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno lavorato, tutto il personale del comune per i singoli reparti del PUMS, quindi da chi si occupa di viabilità, chi si occupa di trasporti, a chi si occupa di ambiente, perché sono delle parti anche ambientali, a chi si occupa di ciclabilità, a chi si occupa di sosta, insomma a tanti, tanti fattori. Sono passati tanti dirigenti dietro all'elaborazione del PUMS, perché è passato nelle mani di diversi dirigenti in questo tempo, però è stata fatta un'azione reputo positiva. Sono anche contento che la maggioranza che governa la città, la nostra maggioranza governata dal sindaco, che ringrazio anche per avermi sostenuto in questo percorso, è comunque una maggioranza coesa sui temi importanti della città, che comunque non è un qualcosa di assolutamente scontato, perché chiaramente quando ci sono quattro forze politiche che amministrano la città, sui grandi temi potrebbero esserci delle contrapposizioni, invece insomma, salvo sorprese al voto questa sera, pare che le cose vadano via lisce, quindi anche di questa cosa qui sono particolarmente contento. Detto questo, il piano urbano della mobilità è un piano che faccio un percorso che avete già ascoltato nelle commissioni competenti, ma mi sembra doveroso ripeterlo qua, è un piano che nasce come elaborazione con la precedente amministrazione, che dà incarico a TRT, comunque una delle aziende o società o comunque gruppo di professionisti più note in Italia per l'elaborazione di piani urbani della mobilità, anzi non solo in Italia ma anche in Europa, e si inizia un iter di elaborazione del piano, quindi 2016 e 2017 iniziano tutti i conteggi e le verifiche nel nostro territorio cittadino con rilevazioni dati, rilevazioni passaggi automobilistici, rilevazione delle persone che salivano e scendevano sui mezzi di trasporto, rilevazione della sosta e degli stalli liberi e disponibili, insomma inizia tutta una raccolta di dati veramente importante che è stata fatta, dopodiché viene elaborato un piano. Il piano che noi abbiamo ereditato quando ci siamo insediati era comunque un buon piano, ma noi abbiamo voluto apportare delle modifiche, chiaramente
ogni forza politica, ogni area politica ha le proprie sensibilità e abbiamo voluto diciamo modificare alcuni elementi a seconda delle sensibilità nostre e probabilmente della nostra sensibilità nei confronti della città. Questo è stato fatto. Il PUMS, come sapete, ha tre pilastri fondamentali, no? Che è la parte relativa alla sosta della città, la parte relativa alla viabilità e la parte relativa ai trasporti. Poi all'interno, come dicevo prima, si parla di tanti altri argomenti. Ecco, un importante è l'ambiente. Nel PUMS si parla anche di ambiente, anche l'assessore Borasio ci ha lavorato sulla parte legata all'ambiente e quindi è un'altra questione assolutamente positiva, perché la nostra città sicuramente in termini di ambiente sta lavorando e deve fare dei passi avanti importanti. La parte legata ai trasporti è stata una parte che nel PUMS, quindi versione ultima, è stata completamente rivista, in quanto chiaramente il PUMS che abbiamo ereditato come documento era elaborato nel momento in cui avevamo un'azienda di trasporti nostra di proprietà del comune che era in uno stato fallimentare, tant'è vero che poi è fallita, e di conseguenza era difficile per chi lavorava al PUMS interagire con l'azienda o avere prospettive future da questa azienda. Arrivata a Magmobilità, sicuramente sono cambiate le cose, un'azienda che ha avuto e che tuttora ha la possibilità di investire sul nostro territorio e che sta facendo, e di conseguenza abbiamo rivisto alcune diciamo input e direttive fondamentali per il nostro territorio. Prima di tutto nel PUMS trovate una questione importante che è la realizzazione nel prossimo futuro, e spero il prima possibile, di un terminal bus. Un terminal bus è un qualcosa di cui la nostra città deve assolutamente dotarsi, perché chiaramente è un qualcosa che iniziano ad avere già i centri minori rispetto ad Alessandria, e città grandi come la nostra è quasi un dovere andarlo a realizzare. Un terminal bus al lato della stazione, abbiamo già individuato l'area, un'area che sicuramente può vedersi come area all'interno della quale verrà realizzato un terminal bus, dove ci saranno trasporti, dove si attesteranno i trasporti cittadini, i trasporti provinciali e si spera sempre più anche trasporti turistici. Chiaramente nel momento in cui c'è una vera e propria stazione, anche gli autobus turistici, abbiamo visto che i Flixbus sono già in aumento nella nostra città, ovviamente nel momento in cui c'è una stazione degli autobus si spera che questi aumentino, perché è anche un po' più confortevole far salire e scendere i passeggeri lì piuttosto che in mezzo al viale davanti alla stazione, dove quasi si rischia la vita a salire e scendere dall'autobus. Ora ho esagerato, però è sinceramente poco opportuno per una città come la nostra non avere un terminal bus, e questo è significativo. Nel nuovo piano del TPL il terminal bus sarà quindi una specie di hub dove si attesteranno gli autobus che arrivano dai centri zona, quindi dall'esterno, da tutti i sobborghi. Si spera in futuro di avere quasi tutti i sobborghi o tutti i sobborghi collegati, si attesteranno lì e da lì partiranno delle navette più piccole che verranno in centro. Nel centro cittadino il PUMS dà un indirizzo dove si dice che nel centro cittadino devono girare solo autobus piccoli, quindi non vedremo assolutamente più gli autobus grandi, ma sostanzialmente già adesso si stanno vedendo ben poco nel centro. La speranza è quella di avere sempre più mezzi poco inquinanti. Abbiamo già la fortuna di avere due autobus completamente elettrici, che ho già detto diverse volte, ma non è una cosa scontata per una città delle nostre dimensioni, e in futuro si spera di avere sempre più mezzi. C'è un'importante aggiudicazione di quei 7 milioni e 200 mila euro di cui la nostra città potrà dotarsi, potrà avere, e si spera di averli prima o poi, perché per ora non abbiamo ancora visto un euro, ma nel momento in cui entreranno a far parte del nostro patrimonio potremo fare investimenti per 7 milioni e 200 mila euro in mezzi non inquinanti, e allora sì che veramente avremo una flotta di autobus che gira per la città a basso impatto economico, con un hub ferroviario e con una sorta di, è previsto, no? L'indirizzo che viene dato, la realizzazione di una sorta, possiamo definirla metropolitana leggera, o comunque collegamento rapido tra i due punti che coloro che hanno fatto le analisi dei trasporti hanno identificato come quelli più, dove ci sono più persone che salgono e scendono dai mezzi, che sono la stazione e l'ospedale. Quindi lì è prevista una linea circolare attorno alla circolazione che trasporta le persone in maniera rapida verso questi due siti, e insomma
il nostro ospedale è sicuramente da tenere in fortissima considerazione, e quindi questo è un qualcosa di assolutamente positivo. Quindi ecco, sui trasporti abbiamo dato un input nuovo, il piano è completamente nuovo, è stato elaborato e siamo contenti e soddisfatti di quello che è stato fatto. Chiaro che non è un piano, non lo ricordo, ma penso sia scontato, non è un piano che entra in funzione domani mattina, perché noi diamo un indirizzo, chiaramente il sistema dei trasporti, la contrattualistica tra l'azienda dei trasporti e non è più in capo al comune ma in capo all'agenzia della mobilità, quindi è un piano che noi suggeriremo all'agenzia della mobilità, che dovrà farne proprio, che dovrà farlo proprio e dovrà stipulare poi un successivo contratto con l'azienda dei trasporti di Alessandria. Anche il piano della sosta è un piano importante, cioè ha avuto delle modifiche importanti. Il piano della sosta, siamo trovati un piano che aveva una sua logica, perché ci è stata raccontata in maniera positiva dai consulenti di TRT. Allo stesso tempo ha anche una logica sicuramente importante le modifiche che abbiamo richiesto, ovvero abbiamo richiesto all'interno di questo piano di non aumentare quelli che sono gli stalli a pagamento. Ci sono diverse teorie sul funzionamento nella città degli stalli a pagamento, e infatti la versione precedente comprendeva un ampliamento della sosta a pagamento, comprendendo le strisce azzurre o blu all'interno di tutta la circonvallazione, quindi all'interno degli spalti, e anche alcune aree all'esterno degli spalti. Questo non ci è sembrato anche opportuno da un punto di vista economico. La nostra città chiaramente ha bisogno di sostegno, i nostri cittadini hanno bisogno di sostegno, come tutti in Italia ovviamente, ma anche dalle nostre parti, quindi non abbiamo voluto gravare sulle finanze dei cittadini, abbiamo preferito mantenere quelli che sono gli stalli a pagamento, quelli che sono attualmente. Il principio cardine su cui si basa il futuro del pagamento della sosta è, diciamo, un principio per cerchi concentrici, nel senso che il PUMS prevede tre aree di pagamento della sosta con tariffazioni diverse. All'interno del PUMS leggerete delle cifre, ma sono cifre puramente indicative. Poi è l'amministrazione comunale o l'azienda, si spera in futuro insieme, che vanno a determinare le somme, insomma, che devono essere applicate come pagamento. Comunque tre cerchi concentrici, dove chiaramente una tariffa più importante, quindi più cara, più onerosa nel centro cittadino, subito una seconda zona esterna, per poi arrivare a una terza zona ancora, dove è meno cara in quanto sei più lontano dal centro cittadino. Principi che, insomma, vedo che vengono applicati ormai in tutte le grandi città, e quindi anche nella nostra città è una cosa saggia far pagare di più chi vuole venire nell'immediato centro cittadino. Ovvio che far pagare di più non vuol dire aumentare alcune tariffe come quella di Piazza della Libertà, che io auspico invece che prima o poi si riesca a ridurre il prezzo di quel parcheggio, che è assolutamente troppo caro. Sulla viabilità, anche venendo al terzo pilastro fondamentale del PUMS, si è discusso molto. Questo era un po' forse il punto più complicato all'interno anche di una maggioranza, perché chiaramente qualsiasi singola posizione può essere a rischio di diciamo incomprensioni, specialmente tra diverse forze politiche e tra tanti consiglieri della maggioranza, che sono sempre tutti attivi e operativi, e quindi lì sì che si rischiava di avere delle incomprensioni. Invece anche su quello la maggioranza ha trovato una sintesi importante. È un PUMS che prevede una viabilità modificata nel centro cittadino, una viabilità che può essere modificata anche gradualmente. Ricordo l'emendamento presentato da Evaldo Pavanello, il capogruppo della Lega, e votato da tutti ovviamente, che prevedeva un iter, no, a step, per andare a fare delle modifiche legate alla viabilità del centro, quindi una pianificazione della viabilità diversa, un aumento delle zone ZTL, un maggior rispetto in futuro anche delle zone ZTL che ci sono attualmente ma non vengono rispettate perché mancano i sistemi di controllo, e quindi io vedo un futuro nella nostra città con dei sistemi di controllo dei varchi, preferibilmente legati al mondo delle telecamere. Le telecamere hanno un loro funzionamento, adesso esistono anche, si stanno brevettando anche sistemi di telecamere che vanno
a identificare in automatico le auto elettriche, tra l'altro, e questo è un altro argomento che tocca il piano urbano della mobilità, questo perché ci deve essere una delle telecamere che identificano automaticamente le auto elettriche, perché chiaramente le auto elettriche devono essere spinte anche da noi, così come dal governo centrale, così come da tutte le amministrazioni, e con le auto elettriche, insomma, è sempre solitamente ammesso l'ingresso nelle ZTL, perché sono mezzi non inquinanti, perché comunque bisogna sostenere l'utilizzo e quindi la vendita, diciamo, l'acquisto da parte dei cittadini di quei mezzi lì, quindi ben vengano sistemi di controllo dei varchi che riconoscono in automatico chi ha un'auto elettrica, perché chiaramente se uno fosse un residente entra in automatico, ma se uno non fosse residente ha diritto di accedere alle ZTL. Questo è uno dei tanti sistemi per agevolare le auto elettriche. Noi come città stiamo continuando nella politica per dire di non far pagare la sosta a chi ha auto elettriche o anche auto ibride. Sulle ibride, tra l'altro, iniziano a essere di un numero anche rilevante, quindi insomma, per carità, noi siamo ben contenti di continuare a farlo, perché è un modo per agevolare l'acquisto da parte dei cittadini di quel tipo di vettura. E quindi anche sulla implementazione della ZTL siamo soddisfatti. La ZTL poi è compresa nel piano generale del traffico urbano, che è un piano che poi sostanzialmente ogni 2 anni può essere, anzi deve essere rivisto, perché il PGTU per legge dovrebbe essere modificato, riapprovato ogni 2 anni da parte di un comune, quindi ben vengano modifiche successive che potremmo fare al PGTU. Ecco, adesso vi ho raccontato in brevissime linee quelle che sono i cardini, gli elementi, le colonne portanti del piano urbano della mobilità. Quindi lo riteniamo assolutamente un buon piano, si è trovato un ottimo equilibrio, un piano che guarda al futuro per la nostra città, è un piano che per una città come la nostra non è un obbligo di legge, quindi avremmo anche potuto rinunciare a elaborarlo, rinunciare a lavorarci e svolgere altri mestieri, invece ci siamo intestarditi, abbiamo voluto portare avanti la cosa, perché sicuramente disegnare nel futuro la mobilità della città è un qualcosa di doveroso. Il piano comprende circa 9 milioni di euro di investimenti da farsi da qui in 10 anni, legati alla... ci sono oltre 3 milioni sulle piste ciclabili, c'è la mobilità, ci sono la sosta e ci sono i trasporti in questi 10 milioni. Si sta lavorando molto per adesso arrivare all'approvazione, ma già si sta lavorando per il futuro, come insomma quello di cui avete già sentito parlare, un'operazione che potrà andare in porto, spero velocemente, quella legata all'acquisizione dell'area a lato della stazione, dove da una parte verrà realizzato il terminal bus e a lato verrà finalmente riaperto un parcheggio, che è già un parcheggio, quindi basta aprirlo, e di conseguenza avremo uno sfogo per centinaia di auto che magari non parcheggeranno più nel centro o in quelle aree dove la sosta è gratuita, viene da dire la prima, quella della pista vecchia, dove tanti pendolari vanno a parcheggiare lì, ma finalmente potranno parcheggiare in un parcheggio gratuito a lato della stazione. Ecco, questa è un'altra operazione importante, e quindi si libereranno i posti auto occupati dai pendolari nelle zone limitrofe dal centro, e di conseguenza questo sarà di aiuto anche al centro cittadino ad avere sempre più persone, data che sicuramente c'è un forte bisogno anche di far girare l'economia nelle zone che soffrono di più. Sulla mobilità si è parlato tanto, voglio ricordare anche che in alcune sono stati alcuni dibattiti per cui abbiamo sentito parlare ultimamente di eventuale applicazione di un cambiamento di senso di marcia in corso acqua, anzi di un cambiamento di viabilità mettendo corso acqua a senso unico. I consulenti che hanno valutato tutta la città intera non hanno assolutamente proposto una modifica della viabilità in corso Acqui, quindi corso Acqui insomma, non è assolutamente in programma futuro una modifica della viabilità
in corso acque, quindi i cittadini che non vogliono questa modifica possono stare tranquilli, però e questo era semplicemente per dire che non è solo una questione politica, noi facciamo politica e possiamo dire la nostra opinione, anzi la dobbiamo dire sul fatto che vogliamo una via a senso unico o a doppio senso di marcia, ma qui è un dato tecnico oggettivo, il piano della mobilità è stato elaborato da persone tra l'altro non scelte da noi, ma con delle rilevanti capacità in termini di mobilità e assolutamente non hanno proposto la modifica del senso di marcia in corso acqui, o cioè la modifica della viabilità di corso acqui, questo ecco, ci tenevo a dire anche questo. Quindi in generale io ringrazio tutti coloro che ci hanno lavorato, tutti i consiglieri di tutte le forze politiche, perché poi ricordo che nelle ultime commissioni di territorio presiedute da Mauro Bovone abbiamo avuto anche diversi emendamenti, alcuni non sono stati approvati chiaramente, perché se no alcuni andavano anche quasi in una direzione di stravolgere il piano urbano della mobilità, altri fortunatamente invece sono stati approvati, e quindi sono stati approvati emendamenti di tutte le forze politiche, quindi insomma vedo che un po' tutte le forze hanno contribuito all'elaborazione del piano e boh, io sono qua a disposizione. Grazie Vice Sindaco. Allora, è stato presentato un emendamento dal consigliere Mauro Bovone, presidente della Commissione Territorio. Chiedo a Mauro Bovone se lo può illustrare al Consiglio. Grazie Presidente. Allora, pagina numero 19, dopo il quinto paragrafo, bisognerebbe inserire questo emendamento. Ve lo leggo. Peraltro tale linee guida, pur nel loro innovativo approccio, non potevano tener conto di un rischio biologico pandemico come quello legato alla SARS-CoV-2, oggi non ancora minimizzato per la mancanza di un vaccino o per il quale le misure profilattiche di tipo pubblico sono risultate efficaci solo in connessione di un diffuso lockdown a sua volta produttore di condizioni economiche estremamente negative per la nostra città. Nel considerare come possibile reiterazione di detta situazione, occorre che si studino misure particolari ed immediatamente esecutive alla bisogna. Collocazione di tali misure di carattere pubblico per la loro necessità ed urgenza. Saranno il PGTU strumento di immediato utilizzo con l'obiettivo di compensare regole di tutela della salute pubblica e condizioni dell'economia cittadina. E poi segue l'altro paragrafo, il paragrafo 6. Bene. Quindi ha terminato l'illustrazione dell'emendamento, collega? Sì, solamente dopo il paragrafo 5 a pagina 19, aggiungere questo emendamento. Va bene. Ok, questa è l'illustrazione dell'emendamento. L'emendamento l'ho mandato nel canale su WhatsApp del Consiglio Comunale, chi lo volesse vedere scritto, con il parere tecnico favorevole che è stato espresso oggi. Ora do la parola per il parere politico al vice sindaco che vedo in sala giunta. Prego. Grazie Presidente. Sì, ringrazio il Presidente Bovone per aver presentato questo emendamento, ma perché quindi è un emendamento che va nelle premesse, nella parte introduttiva del piano. Penso che richiamare la problematica Covid all'interno del PUMS sia comunque una cosa doverosa, in quanto chiaramente, come dicevo prima, noi abbiamo fatto un percorso di approvazione in giunta e commissioni nel mese di febbraio, poi alla fine di febbraio, primi di marzo ci siamo trovati in questa pandemia e abbiamo avuto l'approvazione, se tutto andrà bene in questo Consiglio Comunale, che siamo nel mese di giugno. In mezzo c'è stata, e la stiamo tuttora vivendo, la questione Covid, era doveroso almeno fare un richiamo all'interno del piano. Quindi si richiama la problematica Covid e si richiama il fatto che all'interno del piano urbano della mobilità c'è il PGTU, che è il piano generale del traffico urbano.
e con quell'emendamento mi sembra di capire che si voglia dire se ci sono delle necessità, se ci sono delle emergenze, se ci sono delle novità che porta questo Covid, andiamo a modificare immediatamente il PGTU. Dall'esterno qualcuno potrebbe dire, ma allora perché prima non abbiamo modificato il PGTU e poi approvato tutto il piano? Semplice, perché al momento modifiche da inserire nel PGTU, quindi stabili e non legate a una singola emergenza, non abbiamo ancora dei dati certi che ci chiedono, in seguito a questi eventuali dati, di modificare il PGTU. Di conseguenza, andare comunque a dire nelle premesse che qualora ci dovessero esserci delle necessità determinate dalla problematica Covid, andiamo poi a modificare il PGTU, è un emendamento che è del tutto accoglibile e doveroso. Cioè, faccio l'esempio del nostro ospedale. Il nostro ospedale è una struttura che tra l'altro ha lavorato anche bene e tanto bene e facendo correre dei rischi a chi ci lavora, rischi anche importanti. Se nell'immediato dovessero arrivare anche risorse importanti, mi riferisco anche a questi miliardi di euro che dall'Europa dovrebbero arrivare per gestire meglio la sanità italiana, un eventuale potenziamento del nostro ospedale, da lì magari potrebbero arrivare novità anche sulla viabilità o determinate richieste sulla viabilità, che è già una viabilità molto delicata nella zona del nostro ospedale. Ecco, quindi tramite questo emendamento, che è puramente per ora in senso teorico, però richiama queste eventuali possibilità che il comune potrebbe adottare anche nell'immediato, andando a fare modifiche del PGTU qualora fossero necessarie. Quindi è del tutto favorevole il parere della giunta. Grazie. Grazie vice sindaco. Ci sono due richieste di intervento in discussione sull'emendamento. Quindi cominciamo con il consigliere Abbonante. Prego, Abbonante. Non sento, stranamente non sento l'audio nonostante il microfono sia attivo. No. Non so se i colleghi lo sentono, io non sento. No, no, non lo sente nessuno. No, sentiamo. Guarda, proverei, Giorgio, a uscire e rientrare. A volte questo basta risolvere i problemi. Nel frattempo, magari do la parola a Serra, che era prenotato anche lui. Tanto è una questione di qualche secondo per fare questa operazione di uscita e di rientro. Prego, Presidente. Grazie, Presidente, buonasera a tutti. Allora, non inizierò a toccare il tema PUMS, lo affronteremo dopo. No, ho letto questo emendamento e lo trovo particolare perché va a premettere delle modifiche al PGTU che va in approvazione. È una cosa che solitamente, se io scrivo una legge, non vado a mettere una clausola di cambiarla nel caso non dovesse andare bene. O va bene e si approva, o va bene e non si approva. E tra l'altro le modifiche al PGTU si possono fare in qualunque momento, nel senso, volendo spendere dei soldi, un comune può fare un piano della mobilità ogni 6 mesi, il limite di 2 anni è della revisione ed è un limite, quindi teoricamente ogni settimana potremmo modificarlo. Quindi non vedo perché sia necessario inserirlo, se non per una questione politica di accordi di maggioranza che non conosco. E poi, per quanto riguarda l'esempio fatto sulla viabilità del pedale o viabilità punti, c'è comunque lo strumento dell'ordinanza viaria che può prendere e spostare senza dover toccare per forza il PGTU. Quindi onestamente non capisco il senso, anzi chiedo, visto che poi ci sarà la replica del proponente, chiedo delle lucidazioni, cioè andare a inserire in un piano la possibilità di modificarlo, quando il piano può essere sempre modificato e nel momento dell'approvazione, quindi se c'è da modificarlo, modifichiamolo subito, non dopo, non lo capisco. Aggiungo, e questo è un commento tecnico che avevo fatto allo strumento proposto da TRT, questo piano ha un problema,
PUMS e PCTUM sono fusi insieme ed era una opzione che avevo sollevato ai tecnici di TRT. Quindi per modificare la parte del PCTU c'è da rifare, poi per la carità molte parti resteranno uguali, però c'è da riproporre ed è integrato male perché è mischiato tutto insieme. Se si va a modificare il PCTU si deve comunque rimettere assieme tutto il PUMS, e questo è un problema che lo rende meno modificabile poi in un secondo momento e lo rende di difficile aggiornamento tra due anni nella sola parte del PCTU, perché a quel punto dovremmo riapprovare di nuovo tutto, anche se il PUMS teoricamente dovrebbe guardare a un periodo più lungo e non essere tutti. Grazie. Grazie Capogruppo Serra. Do la parola al collega Bonante. Di nuovo non si sente. Qualche impostazione del PC a questo punto. Non so. Adesso darei la parola a Pavanello e magari chiedo al nostro tecnico di contattare il collega Bonante per vedere di assisterlo eventualmente per poter intervenire. Prego, capogruppo Pavanello. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma anche diciamo sulla scia delle parole del capogruppo Serra, ma no, non ci sono particolari accordi di maggioranza su questo emendamento. Voglio dire che nell'ultima capigruppo ci eravamo confrontati sul fatto appunto degli emendamenti che erano già stati portati tutti in commissione e via dicendo. Ora, io non lo so, mi sembra che ci siano un po' di fughe in avanti e voglio dire, è un emendamento che probabilmente è arrivato ieri, perché io quando mi sono speso con cognizione, la questione degli emendamenti era già stata chiarita e tutto quanto. Ora non ne eravamo a conoscenza nemmeno noi, e questo lo dico per onestà nei confronti del mio gruppo, quindi, e nei confronti della minoranza. Questo emendamento andrà spiegato ovviamente, se lo riterrà opportuno, dal facente funzioni di capogruppo in questo momento, Mauro Bovone. Per quanto ci attiene, possiamo ritenerlo comunque un emendamento di buon senso e via discorrendo, però si poteva anche proporlo in un altro momento, e comunque il PGTU, come è già stato ampiamente detto, è sempre emendabile, modificabile in qualsiasi momento. Lo dico perché, come nei confronti precedenti tra capigruppo, noi rispettiamo, ecco, quelli che sono gli accordi sostanzialmente, se non ci sono grossi problemi. Non è un caso isolato, quindi io a questo punto parlerò per il gruppo Lega. Il gruppo Lega non era a conoscenza e vogliamo comunque ascoltare le motivazioni da parte di chi rappresenta Forza Italia in questo momento, e poi eventualmente vedremo come votarlo anche a seconda di quello che sarà il parere della Giunta, che comunque mi sembra di aver già capito che è positivo. Grazie. Grazie capogruppo Pavanello. Sì, i pareri sono già stati espressi, entrambi sono positivi, sia tecnico che politico. Ci sono altre richieste di intervento? Non so se nel frattempo il collega Abbonanti ha risolto il problema tecnico. Nel frattempo chiedo se qualcun altro intende intervenire. C'è il collega Bovone che intende intervenire sulle sollecitazioni che sono arrivate. Ah no, c'è una richiesta del collega Malagrino, vedo. Prego, capogruppo Malagrino.
Grazie Presidente. Ma molto brevemente, anche per dare magari ancora un paio di minuti di tempo se il collega Abbonante riesce poi a fare l'intervento, ma anch'io chiederei se fosse possibile un minimo di approfondimento da parte dei proponenti, adesso non ho visto bene chi l'ha firmato, perché è stato letto il testo così come presentato, va bene, l'avevamo visto oggi quando è stato inviato, ma qualche dubbio ce l'abbiamo, come ce l'ha anche il collega Serra, si evince dal suo intervento. Non tanto sulla legittimità di proporre un emendamento, nonostante avessimo affrontato gli emendamenti in commissione, perché sicuramente questo emendamento tocca comunque tutta una serie di materie che sono poi sortite successivamente allo svolgimento delle commissioni, quindi ci può stare, ma quello che non è chiaro è che dalla lettura secca così dell'emendamento senza spiegazioni, laddove soprattutto nell'ultima fase si dice che la collocazione di tali misure di carattere pubblico per la loro necessità ed urgenza sarà nel PGTU strumento di immediato utilizzo, lascia quasi presupporre che se non domani, forse dopodomani, siamo di nuovo in Consiglio Comunale a rivedere e ad inserire nuove misure all'interno del PGTU. Quindi è da qui che nasce un po' il dubbio, perché forse se questo lasso di tempo che ci si è presi per andarlo a provare in consiglio, giustamente perché le necessità impellenti erano, e anche di discussione delle materie erano alte, magari si fossero prese già per inserire qualche particolare senza annunciarlo e basta, forse si faceva un lavoro migliore, perché ripeto, da una lettura secca dell'emendamento fa presupporre che a fine mese arriviamo di nuovo in Consiglio Comunale con una modifica del PGTU per inserire queste novità. Tutto qui, quindi chiederei perlomeno una spiegazione un po' più approfondita negli intenti dei presentatori che cosa vogliono dire. Grazie. Grazie Capogruppo Malagrino. Vedo che c'è il collega Bonante, vediamo se ora riesce a intervenire. Sentite? Sì, ti Sì. sentiamo. Beh, adesso purtroppo non ho seguito il dibattito, quindi mi scuso se ripeterò cose già dette. Ma in realtà ci sono due aspetti, uno di metodo e uno di merito. L'aspetto relativo al metodo è quello che avevamo in qualche modo legittimato nel percorso che abbiamo chiuso a febbraio, sono all'inizio di febbraio, se non ricordo male, sulla base del quale avevamo deciso di confrontarci in commissione e poi andare in consiglio comunale per dare modo a TRT, ma anche per dare modo alla giunta, non soltanto a TRT, di elaborare gli emendamenti e poi integrarli al testo del PUMS e del PGTU, integrando anche i vari capitoli. Quindi un emendamento come questo, comunque dice alcune cose abbastanza significative, ancorché a mio giudizio sbagliate, ma questo è un altro discorso, non può essere presentato se non travolgendo quel percorso e quindi cambiando le condizioni che ci eravamo dati per arrivare alla discussione in aula e all'approvazione. Quindi questo è un punto che va rimarcato, a mio giudizio. Il secondo è di merito. Perché quando, ed è su due aspetti, quando si dice che ci potrebbe essere un rischio Covid con delle ricadute sul modello di mobilità, non possiamo non partire da un presupposto fondamentale che siamo già in pieno Covid e la realtà è già completamente cambiata. Quindi se un emendamento di questo tipo fosse stato scritto a novembre o dicembre dell'anno scorso, paventando un rischio pandemico, forse
forse sarebbe stato non solo lungimirante ma anche apprezzabile da inserire nel testo. Oggi inserirlo prefigurando un rischio virus sembra davvero un po' una presa in giro, perdonatemi, non voglio volgarizzare il confronto, ma sembra un po' così, perché il rischio sappiamo che non soltanto c'è, ma lo abbiamo già vissuto e lo stiamo vivendo. Semmai bisognerebbe capire come partire da quello che abbiamo vissuto per modificare il PUMS, il PGTU. Quindi questo è il primo aspetto di contenuto. L'altro aspetto di contenuto è che il PGTU è un documento che in qualche modo concretizza o tende a realizzare quello che è previsto nella pianificazione strategica, quindi di lungo periodo, che è propria di un PUMS. Quindi se si scrive che il PGTU va cambiato, va integrato, modificato, migliorato, in realtà quell'affermazione travolge in parte il PUMS, ma soprattutto travolge il PGTU e quindi rende pressoché, non dico inapplicabile perché questo non è vero, ma poco credibile il testo approvato dall'Aula. Io onestamente credo che questa vicenda nasca da un problema in maggioranza, ma non voglio fare il processo delle intenzioni e nemmeno voglio fare il dietrologo. Però è talmente assurdo il modo in cui arriviamo all'approvazione del PUMS stasera, ascoltando e leggendo l'emendamento che è stato presentato da Forza Italia, che non mi viene in mente null'altro, per le ragioni che vi ho esposto, ho provato ad esporvi. Grazie per l'attenzione. Grazie consigliera Bonante. C'è una richiesta del vicepresidente Mazzoni di intervenire. Prego, vicepresidente. No, semplicemente per una questione procedurale, l'ha già di fatto accennato il collega Bonante. Cioè, c'era l'accordo che gli emendamenti dovevano essere presentati in commissione. Allora è evidente che tutto il merito lo ha già descritto a Bonante, ma il metodo così non va bene, perché se no non rispettiamo le regole. Siccome ci eravamo dati quella regola e siccome l'hanno rispettata tutti, è evidente che questo emendamento arriva in zona Cesarini, quindi al di là della spiegazione che ci potrà dare il capogruppo Bovone e l'assessore, però è evidente che arriva in zona Cesarini un emendamento che, come dico, nel merito ha già spiegato, ma nella procedura così non va bene, perché stravolgiamo le regole. Allora tutte le volte possiamo, quando ci diamo delle regole per come procedere e poi le stravolgiamo a nostro piacimento, questo non va bene, perché le regole sono regole che valgono per tutti. E quindi secondo me questo emendamento non è da mettere in discussione. Questo è il ragionamento, al di là della oppure sospendiamo un attimo e vediamo col tempo, ci prendiamo allora nuovamente 15 giorni, un mese, quello che è, tanto non cambia niente, insomma, non è questa la questione, e perché magari anche altri possono avere altre cose da dire, da obiettare, dopo tutta, diciamo, dopo tutto quello che è successo in questi mesi. Grazie vicepresidente, prego consigliere Gentiluomo. Sì, grazie presidente, anch'io sono d'accordo col collega Mazzoni. Le regole devono essere rispettate. Tra l'altro il presidente della commissione in cui si è discusso del PUMS è proprio Bovone, quindi è proprio lui che dà le regole e non le rispetta. Quindi anch'io avrei voluto fare qualche emendamento magari sul tema della mobilità, siccome abbiamo fissato questa regola non li ho presentati. Quindi o la regola vale per tutti o per nessuno, quindi sospendiamo e chi vuol fare degli emendamenti li può fare tranquillamente. Grazie presidente. Grazie consigliere Gentiluomo. Non ci sono più richieste di intervento. Se qualcuno intende intervenire, se lo scrive in chat è più facile per me vederlo, perché siamo in tanti. Non so se il collega Bovone intendesse. Prego, consigliere Bovone. Sì, grazie presidente, ma diciamo che avevamo detto 5 ore prima che si poteva fare un emendamento, io non l'ho fatto con nessuna
arroganza, solamente che mi sembrava giusto in questo periodo di Covid, prima non c'era, prima del PUNS, non credo non vada a modificare nulla, solamente una premessa per ricordare che in questo periodo c'è stata una pandemia, tutto lì, non credo che vada a modificare nulla sul PUNS, non è una cosa così gravosa che va a modificare nulla, solamente per ricordare che da quando l'abbiamo presentato, che era febbraio mi sembra, a oggi, no forse prima gennaio, adesso c'è stato il Covid, mi sembrava giusto ricordarlo, solamente una premessa per ricordare che c'è stata questa pandemia, non mi sembra un emendamento che va a stravolgere nulla, ecco tutto lì, non modifica nulla, solamente per ricordare che c'è stata questa pandemia. Poi abbiamo detto se c'è qualcosina entro 5 ore prima, mi sembrava di essere stato a posto, l'ho presentato stamattina perché parlandone così più o meno mi sembrava giusto, giusto come ripeto, ricordare che c'è stata una pandemia. Poi non credo vada a stravolgere, lo ripeto, nulla di quello che è il PUNS, una discussione credo che non ci dovrebbe nemmeno essere, questo per conto mio, ma solamente ricordare che c'è stata una pandemia in questi mesi. Tutto lì, nulla di particolare, non vogliate, mi sembrava giusto questo. Grazie, collega Bobone. Allora, non vedo più richieste di intervento, quindi andrei in votazione sull'emendamento. Vediamo. Sull'ordine dei lavori, collega Malagrino, prego. Grazie, Presidente. Mi pare di aver colto nell'intervento del collega Gentiluomo la richiesta di sospensiva del provvedimento. Se la formulazione è quella, chiedo che il Presidente del Consiglio ne prenda atto, eventualmente se questa è l'intenzione, però mi era parso di scorgio. Formalmente non mi è stata chiesta una questione, cioè non è stata posta una questione pregiudiziale o sospensiva, anche perché non capirei quali sarebbero i riferimenti regolamentari per porla. Però se qualcuno la ponesse, procederemmo di conseguenza a norma di regolamento. Qualcuno ha posto una questione pregiudiziale o sospensiva su questo? Cioè sulla proposta o sull'emendamento? Perché l'ordine dei lavori è stato stabilito dalla conferenza dei presidenti. Sono state fatte delle osservazioni che però mi sembrava fossero volte a chiedere al presentatore dell'emendamento eventualmente un'azione. Qualcuno deve porre una questione sospensiva, la ponga formalmente a norma di regolamento, altrimenti io procedo a far votare l'emendamento. Nulla toglie che in corso di dibattito qualcuno la venga a porre, non è che... Io però adesso, non avendo una richiesta formalizzata, andrei alla votazione dell'emendamento, chiedendo al vice segretario generale di procedere con la votazione per appello nominale. Prego. Abbonante. Non partecipo al voto. Anna Ratone. Non partecipo al voto. Autano. Favorevole. Barrera. Non partecipo al voto. Berta. Non partecipo al voto. Bianchini. Bianchini? C'è ma non ha microfono attivo. Non si sente. Favorevole? Non si sente. Collega Bianchini, se è favorevole alzi la mano. Adesso l'altro non si vede, se sei l'altro che si ha il microfono attivo. Bobone Mauro. Favorevole. Bobone Simonetta. Favorevole. Buzzi.
Favorevole. Castellano. Favorevole. Castelli. Favorevole. Puttica di Revigliasco. Favorevole. De Marte. Mi astengo. Foglino. Favorevole. Gentiluomo. Non partecipa al voto. Guazzotti. Favorevole. Querci. Iacovoni. Favorevole. Locci. Favorevole. Cioè la gente vota 5 Lumi. Favorevole. E stanno praticamente facendo un'unica opposizione. Cioè, a questo punto è l'opposizione gioco. Vorrei finire la seconda. Malagrino. Non partecipa. Mazzoni. Non partecipo al voto. Ma chi partecipa? Mico. Favorevole. Uneto. Non partecipo al voto. Onetti. Favorevole. Passa l'acqua. Favorevole. Avanello. Favorevole. Oggi. Favorevole. Ravazzi. Favorevole. Rossa. Non partecipo al voto. Ruffato. Favorevole. Ciaudone. Serra. Non partecipo al voto. Allora, vedi favorevole, non sì. 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 Dieci non partecipo. Uno è astenuto e il favorevole sono. 20 favorevoli, un astenuto, 10 non hanno partecipato al voto. Grazie, allora l'emendamento è approvato. Adesso proseguiamo con la discussione sulla proposta così come è stata emendata. È aperta la discussione, do la parola al capogruppo Serra, prego. Grazie Presidente. Allora, eviterò di ripetere le cose già dette in commissione, avevo già parlato per ore consecutive in commissione nella presentazione degli emendamenti e tutto il resto, quindi vi risparmio questa tortura. Mi limito semplicemente a riassumere sul fatto che a mio parere questo piano, soprattutto nella parte del PUMS, ovvero il piano di visione a lungo periodo, è poco ambizioso, è poco coraggioso. Proprio perché era un piano che andrà a incastrarsi nelle prossime 3 o 4 consigliature, era necessario avere più coraggio. Ricordo che il PUMS non è un obbligo da rispettare a tutti i costi, ma è un piano di visione del futuro della città. È un piano che permette di accentrare fondi europei, partecipare a bandi per trovare le risorse per fare cose ambiziose. E quindi avrei voluto più vedere, più coraggio.
la parte del PGTU, giustamente la parte del traffico da 2 anni, e su questo direi che la Giunta voglia imporre pochi cambiamenti, perché poi alla fine parliamo nel breve periodo, c'è veramente poco. Ma è legittima la scelta della Giunta, non la condivido, ma è legittima. Noi abbiamo presentato parecchi emendamenti, alcuni sono stati approvati, come l'ampliamento delle zone 30, la questione dell'area pedonale urbana della cittadella, che è ancora in discussione con un dirigente. L'anticipazione degli accessi non è stata accettata, anzi, con l'emendamento della Lega si è andato ancora a posticipare le chiusure previste per il breve periodo, noi le avremmo anticipate. Così come avremmo voluto, poi ne parlerà meglio il mio collega, un progetto per il TPL molto molto più ambizioso. Avremmo chiesto, come chiediamo ormai da quando siamo nel Consiglio Comunale come 5 Stelle, l'inibizione dei percorsi di attraversamento del centro storico, ovvero non permettere alle auto di attraversare il centro così per evitare di prendere la tangenziale o lo spatto, quindi portando ancora più traffico in centro, traffico inutile, traffico che non porta vantaggi né a chi ci abita né a chi ci lavora. E poi avevamo delle proposte per il lungo periodo che erano ambiziose, una ZTL ampia che prendeva buona parte della zona all'interno degli spalti, tutte le vie del commercio, citando tutti gli esempi dove le pedonalizzazioni o le ZTL hanno portato dei vantaggi al commercio. E soprattutto l'esclusione di Piazza della Libertà per il lunghissimo periodo come parcheggio centrale, perché la principale piazza della nostra città, la piazza su cui insiste il comune, è incredibile in un capoluogo di provincia delle nostre dimensioni vederla così a parcheggio. Avevamo proposto anche progetti ambiziosi per il TPL, come la metropolitana di superficie dal Cristo all'ospedale, con la proposta anche del collega Bonante di estenderla fino a Spinetta Marengo, e la creazione di una velostazione nell'area del Movicentro, cosa che è più o meno stata integrata dal PUMS, ma che ribadiamo essere fondamentale, perché quando si parla di pendolari che lasciano l'auto in stazione per prendere il treno, come chi lascia l'auto, c'è chi lascia la bicicletta, ma soprattutto c'è gente che arriva in Alessandria in treno e se riesce in sicurezza, non con l'attuale situazione del parcheggio delle biciclette davanti alla stazione, che oltre a essere pericoloso per le biciclette parcheggiate è anche antiestetico, è un pugno in un occhio, un parcheggio per le bici ben strutturato. Ci sono 1000 esempi, noi avevamo fatto quello di Bologna, ma ne stanno nascendo tantissimi anche a Torino, in molte città. Su questa questione del Covid, poi c'è una nostra mozione che non vado a anticipare, però se c'è una cosa che abbiamo capito su quello che realmente dovrebbe essere fatto, soprattutto visti le problematiche inevitabili del trasporto pubblico locale, dovendo garantire il distanziamento, e incentivare la mobilità dolce e la mobilità leggera. Quindi noi avevamo proposto molte cose in più su questo. C'è, devo dire onestamente, che c'è qualcosa che mi piace, per esempio i progetti di ciclabilità a lungo periodo, che senz'altro questa giunta non realizzerà, perché parliamo di progetti oltre 5 anni, sono interessanti, perché si parla di collegare tutti i sobborghi, ci sono delle modifiche comunque sulle 30 che sono comunque condivisibili, quindi di certo noi non buttiamo via tutto il provvedimento. Ci dispiace molto che non sia stato abbastanza ambizioso dal nostro punto di vista, proprio perché non c'era obbligo da parte di questa giunta di metterla in atto domani. Io mi sarei aspettato un po' più di elasticità nell'accettare le proposte. Grazie.
Grazie Capogruppo Serra. Ci sono altre richieste di intervento in fase di discussione? C'è la richiesta del capogruppo Bianchini, prego. No, il capogruppo Bianchini, purtroppo non funziona il suo audio, credo ci sia un problema, quindi invito di nuovo il tecnico, il nostro Renzo Doglioli, a prendere contatto con Bianchini. Immagino che nelle impostazioni in alto a destra forse può attivare l'audio. Nel frattempo do la parola al consigliere Gentiluomo mentre lei prova a risolvere il problema. Prego, consigliere Gentiluomo. Grazie Presidente. Sì, io parlerei del piano della mobilità, come già detto dal mio collega. Noi pensavamo a un piano più coraggioso anche per quanto riguarda la mobilità. Ricordo che questo piano è stato redatto da AMAL Mobilità, che gestisce la mobilità, quindi capite che si è redatto un piano per il servizio che gestisce, non è stato gestito e non è stato, diciamo, redatto, programmato dall'amministrazione comunale. Questo per noi è abbastanza, come posso dire, abbastanza critico, abbastanza triste, no? Ricordo che noi veniamo da un piano della mobilità redatto dal PNRR nel 2016, che era un piano dove si venivano investiti dei soldi e si incentivava il TPL, mentre questo piano, che è stato assorbito dal TRT ma è stato redatto da un'altra azienda di Genova, adesso non ricordo di preciso il nome, TRT ha assorbito e introdotto nel piano nel PUMS PGP. Ecco, noi speravamo a una grossa incentivazione del trasporto pubblico. E in questo caso purtroppo abbiamo visto che non è stato assolutamente incentivato e in alcuni casi purtroppo, parlo dei sobborghi, si va a ridurre addirittura il servizio. Sì, Presidente, mi scusi ma sento un brusio, un microfono aperto che probabilmente continuo. Potrebbe essere un problema del microfono della sala del Consiglio. Forse se spegnete il microfono da qualche parte, perché lo eco. Proviamo così. Sì, ok, adesso meglio, grazie. Ecco, dicevo, tra l'altro volevo solo fare una precisazione. Questo piano della mobilità l'abbiamo discusso un anno e mezzo fa, circa, una volta sola. È stato discusso una volta sola un piano così importante che va a trasformare la mobilità, il trasporto urbano di una città di 100.000 abitanti quasi. Quindi devo dire che non è stato sufficiente quella discussione. Io sfido i miei colleghi consiglieri a se hanno in mente come alcuni particolari di questo piano, ad esempio per quanto riguarda il trasporto urbano, per quanto riguarda il trasporto da e per i sobborghi, noi andremo a togliere il servizio alla Fraschetta, il servizio non scolastico, vuol dire che noi toglieremo il servizio non scolastico e andremo a mettere un servizio a prenotazione per 4 sobborghi. La partenza sarà Spinetta, la stazione di Spinetta, e quando arriverà il cittadino che magari è residente a Mandrogna, a San Giovanni Nuovo, a San Giovanni Vecchio, dovrà scendere dal 5, l'altro che arriva a Spinetta, e precedentemente aver prenotato l'autobus, un mezzo, che lo porterà nel proprio sobborgo. Io adesso a mente non mi ricordo, ma si parla di circa 10.000 persone, 10.000 cittadini alessandrini. Quindi capite anche voi che qui non si va a incentivare il trasporto pubblico, ma si va
a ridurre il trasporto pubblico per tantissime persone, tantissime persone che abitano fuori nei sobborghi, che sarebbe il primo punto di partenza per incentivare il trasporto dai sobborghi alla città e fare in modo che il trasporto pubblico sia un'alternativa al trasporto privato e non un cosiddetto trasporto poveri, no? Si chiama così in gergo. Ecco. Quindi noi speravamo in un miglioramento, non è detto così. La scusa, diciamo che la scusa principale dell'assessore, del vice sindaco, è sempre stata quella che non c'erano risorse per investire. Adesso questa scusa non si regge più, visto che arriveranno, come ha già anticipato il vice sindaco nel suo intervento, arriveranno 7 milioni di euro da spendere per il trasporto pubblico. Quindi secondo noi è un piano che non va a favore del cittadino, quello della vita, ma va a ridurre il trasporto, quindi incentiva ancora di più l'uso dell'auto privata. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere Gentiluomo. Credo che il collega Bianchini non abbia risolto, perché vedo che ha l'audio attivo ma non lo sentiamo. Do la parola al consigliere Giorgia Bonante. Sì, grazie Presidente. La discussione sul provvedimento generale è inevitabilmente figlia dell'emendamento che è stato presentato, poi approvato dal collega Bovone. L'emendamento ha introdotto un argomento fondamentale, almeno questo pregio lo ha avuto, un argomento che nei fatti sapevamo prima o poi di dover affrontare, cioè l'evidenza dell'impatto che il virus ha avuto nelle nostre comunità, nella società in generale, ma in particolare nelle nostre comunità e in particolare su un tema come quello che stiamo trattando stasera, il tema della mobilità, perché il tema della mobilità non è soltanto, diciamo così, riducibile al tema del trasporto pubblico, che sia locale, che sia urbano, che sia extraurbano, o al rapporto che in ogni città si verifica tra il trasporto pubblico e il trasporto privato. Qui c'è un problema più generale, che è appunto di mobilità e quindi come i cittadini vivono il contesto urbano. Questo è l'argomento che tratta il piano della mobilità. Come i cittadini si spostano, perché, da dove partono, in quale destinazione scelgono, soprattutto, ma soprattutto gli strumenti che scelgono per muoversi all'interno della città. Ma senza voler fare dell'accademia, anche perché non sarei in grado, o la farei in modo pessimo. Se osserviamo quello che sta succedendo, sulla vicenda dei Deor, appare con tutta evidenza che è cambiato completamente l'approccio con il quale non soltanto i cittadini ma anche le istituzioni guardano al tema dell'uso dello spazio pubblico. Mentre prima era difficile discutere della chiusura di vie, dell'ampliamento delle aree a disposizione delle attività commerciali all'aperto, per varie ragioni, per limiti regolamentari, per limiti di legge, per limiti di carattere culturale, lo dico in modo neutro, non per forza introducendo un giudizio. Ora è cambiato tutto, si va ben oltre i limiti prima dettati dai regolamenti, e succedono cose prima impensabili, il tema viene trattato dai cittadini, dalle associazioni di categoria, così anche dalle istituzioni, comunque dagli attori pubblici e privati della comunità in modo completamente diverso. E i risultati, permettetemi se scaldo quasi nel didascalico, ma invito tutti a fare un salto in via Chenna. In via Chenna, che tra l'altro era una piccola via carina, che noi avevamo inserito in una proposta di chiusura che avevamo fatto nella prima parte di dibattito sviluppata sul PUMS, peraltro proposta bocciata, recentemente è stato autorizzato un Deor, e ha
completamente cambiato la mobilità e l'impatto anche visivo, anche estetico che quella via, Oggi c'è una situazione ibrida, pericolosa, per certi versi bella, positiva, per altri versi discutibile, pericolosa, e è uno spaccato della realtà che noi abbiamo il dovere di governare e che non stiamo governando. Perché non occupandoci di come queste vicende hanno avuto un impatto anche sulla capacità del comune di regolamentare e di pianificare il disegno urbanistico della nostra città, si rischia poi di incorrere in queste situazioni, quindi di un mix di operazioni che sono state fatte senza nessuna logica programmatoria e pianificatoria. Allora, come questo spirito, come questa nostra realtà debba entrare in atti di pianificazione così significativi, questo a mio giudizio, a nostro giudizio, sarebbe stato il tema da affrontare, e che non abbiamo affrontato, non stiamo affrontando e non avremmo dovuto affrontare con l'emendamento che è stato approvato e buttato, perché quell'emendamento butta la notte sempre più, ancora più in là, e non va al cuore dei problemi. La cosa giusta, a nostro giudizio, sarebbe stata prenderci ancora qualche settimana di tempo, richiamare in commissione TRT, e continuiamo a dirlo, la Fondazione Slala, che ha un comitato tecnico di assoluto rilievo e che qualche proposta, purtroppo non la conosciamo, sappiamo soltanto che qualche proposta è stata fatta, ma nel merito non possiamo andare perché i contenuti non sono conosciuti, ma un confronto con i tecnici di TRT e di Slala ci avrebbe consentito di modificare, magari anche poco, ma in modo significativo, sia il PUMS sia il PGTU. Tutto questo non avviene, quindi si ignora tutto quello che è successo in questi mesi, approvando un documento che, per quello che già sta succedendo in città, è un documento evidentemente vecchio. Ecco perché sarebbe stato più giusto, ma forse il tempo c'è ancora, si sarebbe dovuto stoppare questo percorso, richiamare in commissione i tecnici in grado di aiutarci, modificare il documento, magari anche con il voto unanime dei gruppi consigliari, perché no, e tornare in consiglio comunale per dotare la città, offrire alla città degli atti di pianificazione e di programmazione più adeguati al tempo che viviamo. Evito di andare poi nel particolare, perché ci sono alcune questioni che non erano state risolte nella prima parte della discussione, per esempio la vicenda di Piazza Vittorio Veneto, che continua ad essere non risolta, continua ad essere una piazza con delle potenzialità enormi, ma purtroppo totalmente o quasi totalmente occupata dalle automobili. E il rapporto, per esempio, sì, questo sì, fra mobilità privata e trasporto pubblico, perché oggi il rischio è, con l'introduzione di questo principio del distanziamento sociale, per certi versi inevitabile, per certi versi terribile sotto molti punti di vista, il rischio è che senza un intervento degli enti locali e degli enti che in qualche modo possono intervenire sulla dimensione territoriale e locale, il rischio che il trasporto pubblico perda ancora valore. Quindi poi, quando si tornerà ad una situazione di normalità, avere addirittura un aumento della mobilità, del movimento gestito dal trasporto privato, quindi con l'aumento probabilmente di inquinamento e tutto il resto, oltre che, come dire, di una scarsa qualità della vita, verosimilmente in aumento se dovesse diminuire ancora l'uso del mezzo pubblico. Quindi questi sono i temi che purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di affrontare, che sono temi importantissimi, centrali nella vita di una città. Quello che io mi sento di dire ai colleghi, visto che il tempo c'è ancora, è di sospendere il percorso che stiamo portando a termine stasera e di tornare in commissione con un paio di appuntamenti con i tecnici che ci hanno aiutato, che potrebbero ancora aiutarci, per poi tornare in aula e tutti assieme varare dei documenti di programmazione e pianificazione davvero adeguati al tempo che stiamo vivendo. Scusate se l'ho fatta lunga, grazie per l'attenzione ancora. Grazie consigliera Bonante, prego capogruppo Berta. Grazie presidente.
Beh, devo dire che per l'ennesima volta ha vinto il partito degli automobilisti. Il fatto che si continui a lasciare attraversare la città nel tratto via Cavour, Piazza Libertà e via Mazzini è veramente una cosa contro ogni logica e contro le persone. Poi il fatto che si permetta ogni giorno agli automobilisti di posteggiare sui marciapiedi a raso, quindi creando ostacoli per i pedoni e anche per i mezzi pubblici. Quindi è una vera contraddizione quella che dite, di voler centrare il mezzo pubblico e nello stesso tempo lo ostacolate, perché nessuno interviene per questi abusi. Pronto? Pronto? Posso continuare? Pronto, pronto. Grazie. Posso continuare? Prego, prego, ho tolto la parola al capogruppo Bianchini che si è appena ricollegato. Dicevo, è una contraddizione assoluta. Quindi non c'è rispetto per le persone che vogliono godere della città, camminare, guardarsi una vetrina tranquillamente, incentivare il commercio nel centro e quindi tutto è concesso a chi si muove col mezzo privato. Il consigliere Abbonante ha citato via Senna. Proprio questa mattina mi sono recato in ospedale, sono passato da via Senna, è stato concesso il deor ad una nota, un noto bar che fa parte di una famiglia molto conosciuta in città. E anziché concedergli lo spazio come hanno fatto tutti i bar e i ristoranti al posto degli stalli blu, no, gli è stato concesso sul marciapiede per non far attraversare la strada da parte dei camerieri. E quindi chi arriva in auto deve fare una gincana per evitare il deor, passare sugli stalli blu e rientrare nella corsia di marcia, mentre i pedoni devono andare in mezzo alla strada perché da un lato c'è il deor e dall'altro ci sono le macchine posteggiate troppo vicino al muro. E addirittura ho mandato anche la foto all'assessore Barosini e al dirigente Furia, non l'ho mandata ai giornali come fate voi per qualunque cosa. Io le segnalazioni le faccio a chi può risolvere il problema. Quindi anche un portabiciclette messo in un modo per cui le persone su quel marciapiede non passano. Quindi ho dovuto, come tutti gli altri pedoni, aspettare che le macchine facessero questa gimcana e poi riprendere la strada in contromano. Quindi siamo alla follia totale. Quindi se abbiamo aspettato tanto tempo per votare questo provvedimento e questi sono i risultati, vuol dire che qui dilettanti allo sbaraglio. Voteremo sicuramente contro questo provvedimento, anche se, come ha detto il consigliere Serra, ci sono alcune cose che ci piacciono. Noi chiediamo da molti anni di incentivare il traffico dei mezzi leggeri, quindi anche la bicicletta. Non a caso l'amministrazione Scagni fu la prima a chiedere il finanziamento regionale per le prime piste ciclabili. Quindi questo discorso viene da molto lontano, ben prima che nascesse il Movimento 5 Stelle, peraltro, che è d'accordo su questa filosofia. Tanto più che la città di Alessandria, che è una città di pianura, favorisce anche questo mezzo di locomozione.
E poi l'ultimo provvedimento, uno degli ultimi provvedimenti che ha emanato il governo, quello di dare un contributo a chi acquista la bicicletta, ha visto il risultato che molto favorevole, quindi moltissime persone hanno acquistato questo mezzo, per cui bisogna lavorare per rendere sicuri i percorsi, perché sono stati fatti nel corso degli anni alcuni provvedimenti, ma non c'è stata la continuità. Quindi ci sono dei tratti estremamente pericolosi e lì bisognerà agire in fretta. Quindi poche luci e moltissime ombre. E viva gli automobilisti. Ma io vi chiedo, ma gli automobilisti, quando scendono dall'auto, volano o diventano anch'essi pedoni? E questa domanda, come al solito, la risposta la lascio nel vento. Grazie, Presidente. Grazie, Capogruppo. Do la parola al Capogruppo Bianchini. Grazie, Presidente. Stavo dicendo prima che personalmente mi sembra che questo PUMS sia un progetto di ampio respiro, almeno guardando, e pensare anche che in questo progetto finalmente si risolve il problema del traffico cittadino. In pratica nessuno sarà più costretto a usare la propria macchina per entrare in Piazza Libertà, perché se viene dal di fuori potrà benissimo sostare nel piazzale, non so come si chiamerà, presumo Tiziano ancora, in cui, come è in previsione, ci sarà questo Movicentro, che è una soluzione favolosa. Finalmente le coincidenze di traffico veicolare si potranno effettuare al sicuro, nell'ordine e in un ambiente anche elegante, perché le pensiline, se fatte bene e ben pulite, sono anche un simbolo di eleganza cittadina. E tutto questo naturalmente darà un'immagine allettante per chi proviene da altre regioni italiane o da regioni europee. Avendo il vice sindaco parlato della viabilità di Corso Acqui, che rimane a doppio senso pena l'infilzamento da parte dei commercianti di Cristo, mi ha stimolato a ripetere il mio problemino, già partecipato questa mattina. Vorrei richiamare l'attenzione su una viabilità folle in prospettiva che vi potrebbe essere qualora il piano regolatore fosse quello che si sussurra, cioè un piano regolatore che annullerebbe la previsione di raccordo tra la curva della Cascina Aulara e la curva dell'inizio Cabanette, che in pratica che lambisce la scuola di pulizia. E da lì, secondo le previsioni, sarebbe dovuto proseguire il traffico per la zona di 4. Realizzando il sottopasso al casello ferroviario di via Casal Cermelli, in pratica il traffico proveniente da Casal Cermelli o dall'autostrada Alessandria Sud si riverserebbe automaticamente nel Forte Acqui, e da Forte Acqui si aggancerebbe a quel moncone tronco da 40 anni abbondanti di via Achille Grandi. Da lì dove potrebbe andare? In una sola via, che è a 100 metri di distanza, dopo la rotonda, cioè in via Nenni. Una via che è già gravata di traffico, perché è la via che percorrono tutti quelli che portano i bambini alle scuole, i matitoni, tutti quelli che vanno all'ufficio postale che è sempre in via Nenni, tutti quelli che vanno al mercoledì, al sabato, al mercato ambulante di
di Piazza Don Campora in fondo a Via Nenni. E poi su Via Nenni è anche riversato il traffico dalla zona 14 verso il centro di chi abita in via della Palazzina, in via Lelio Basso, in via Nenni ovviamente, ma anche in via Longo, perché i sensi direzionali costringono a passare a tutti quanti per via Nenni. Ditemi voi se l'aggettivo folle è improprio o appropriato, perché così si sussurra. Non si vuol dire esattamente che questo sarà fatto, però è scappato di bocca a qualcuno che lì quel raccordo tra la Cascina Eulara e l'inizio di via delle Gabanette e strada Acqui non si farà più. La soluzione sarà quella, perché non c'è altro posto dove collegare il sottopasso con il Cristo. Quindi io mi permetto di rappresentare questo picodramma, perché a quel punto, altro che forconi di Corso Acqui, perché la gente sarebbe imbestialita, perché a suo tempo via Nenni era stata inserita, parlo di vent'anni fa, nelle zone a traffico limitato, adesso diventerebbe a traffico incentivato. E quindi immaginate la asfissia della gente che vi abita. Grazie, spero che l'assessore vice sindaco non l'abbia male e che dia tutto il concorso di intelligenza e di programmatismo di cui non è deficitario per prevenire queste soluzioni che non sono soluzioni del buon senso. Grazie. Grazie capogruppo Bianchini, prego capogruppo Pavanello. Grazie Presidente e buonasera a tutti. Cercherò di essere un po' meno campanilista del nostro collega Bianchini, cercando di rientrare un po' su quello che è il discorso generale del PUMS, anche perché non vedo nessuno che si possa mettere a sussurrare agli autobus. Vabbè. Cosa dire? Io credo che sia stato fatto un buon lavoro. È ovvio, come sempre, come quando si preparano dei progetti che interessano la città e che vanno poi ad essere compiuti nell'arco di vari anni, c'è sempre qualcuno che ritiene il progetto magari poco coraggioso, poco avanti, poco moderno. Io sinceramente, signor vice sindaco, credo che invece il coraggio in questo caso, ma in molti altri casi, non sia proprio sempre necessario. Coraggio alle volte diventa incoscienza, alle volte diventa demagogia, alle volte diventa una cosa che serve solamente a fare annunci, proclami, a creare del consenso, ma poi alla fine non porta a nulla, perché non è attuabile. Noi stiamo parlando di cose attuabili. Io la ringrazio, perché non è la prima volta che parliamo di questo PUMS, che a me personalmente, oltre che al mio gruppo, piace per le idee, per le cose che si vogliono fare, per le cose che Alessandria ha, di cui Alessandria ha necessità. Parliamo di parcheggi, parliamo di un hub, parliamo del fatto di avere la possibilità per i ciclisti di avere stalli particolari, di avere zone per cui si possa comunque viaggiare in sicurezza. Quindi io le dico bene, abbiamo presentato ai tempi un emendamento che cercava di insomma, così, di dare delle certezze, ma comunque di dare la possibilità di attuare questo PUMS nell'arco di un tempo magari un po' più lungo, magari un po' più preciso, ma credo che questo possa servire per arrivare al termine di questo progetto, come ho detto. Noi credo sia necessario
andiamo avanti. Non vedo perché oggi dovremmo fermarci per richiamare di nuovo TRT, per richiamare di nuovo le commissioni, per richiamare di nuovo i consiglieri, per rivedere un po' tutto. Cerchiamo di andare avanti su questo PUMS, perché poi gli strumenti per smussare gli angoli, per andare a cercare di creare delle situazioni migliori, che poi prevedono l'attenzione al Cristo, l'attenzione al centro, le varie vie, via dicendo, come dicevo, abbiamo questi strumenti per fare in futuro molto prossimo degli aggiustamenti. Il PGTU è uno di questi. Quindi io credo che sia necessario, per portare avanti un discorso veramente fattivo e attuabile, cercare di come dire, far convergere tutti i molteplici interessi di una città. Io credo personalmente, ripeto, per quelle che sono le mie idee, che non sia giusto obbligare, cercare di spingere le persone verso determinate, determinati strumenti, verso determinate azioni. Noi siamo il partito che cerca di dare le soddisfazioni alle persone, siamo quelli che cercano di capirne i bisogni e di dare loro gli strumenti per arrivare a fare in modo che questi bisogni non ci siano più. E quindi io credo che in questo caso non debba vincere un partito delle biciclette piuttosto che un partito degli autobus o un partito delle automobili. In questo caso deve vincere la gente, deve vincere la gente, deve vincere una certa democrazia, deve vincere un certo pensiero. Io credo che questo sia importante per fare in modo che la città viva bene, che i cittadini vivano bene. Non si può pensare di demonizzare l'automobilista piuttosto che il ciclista. Guardate che in questi periodi i ciclisti ne stanno facendo di cotte e di crude, giusto per chi sostiene che la bicicletta sia il mezzo migliore per andare in giro. Oltretutto, con questi bonus stiamo vedendo monopattini elettrici, stiamo vedendo qualsiasi cosa per le strade, non si rispettano i sensi di marcia, non si rispettano le persone, è veramente un pasticcio. Quindi noi dobbiamo cercare di portare un po' di ordine in questa situazione. Abbiamo necessità di questo PUMS per partire, per arrivare a dare ad Alessandria alcuni servizi che in questo momento non ci sono e per migliorare quelli che ci sono. Ma lungi da me l'idea di portare la gente tutta in autobus piuttosto che tutta in bicicletta o tutta in auto. Noi abbiamo necessità di avere un po' di tutto, la nostra città ha necessità di avere un po' di tutto. Abbiamo necessità di questo PUMS sicuramente, che è stato studiato già da tempo, una cosa che è partita con la passata amministrazione. Oggi come oggi noi andiamo alla conclusione di questa cosa, di questo piano, e infatti io ne sono molto felice, perché i risultati comunque fanno di un'amministrazione una buona amministrazione. Poi ognuno la penserà alla sua maniera, credendo che qualche cosa sia stato fatto sbagliato, qualche cosa sia stato fatto un po' più giusto, però l'importante è che Alessandria con questa amministrazione si porta verso quello che era ciò che abbiamo deciso all'inizio, cioè una normalità. Abbiamo necessità di avere una città normale con all'interno di essa una pluralità di esigenze, di interessi e anche di attenzioni da parte nostra. Quindi io personalmente, ma a nome di tutto il mio gruppo, la ringrazio e ringrazio tutta la giunta per il lavoro che avete fatto. Assolutamente non fermiamoci qua, però ricordiamoci che abbiamo delle responsabilità e queste responsabilità le abbiamo davanti a tutta la città. E quindi non sarà un piano coraggioso, ripeto, è un piano attuabile, è un piano moderno, è un piano che ci piace, portiamolo avanti con i tempi che ci siamo dati. Grazie. Grazie capogruppo Pavanello. Prego capogruppo Barrera. Sì, grazie Presidente. Ma io intervengo anche un po' sulle parole, specialmente le ultime parole del capogruppo Pavanello, che in un certo senso vanno poi nella direzione di quello che abbiamo chiesto, ma non per andare controcorrente, ma proprio per quello che lui invocava poco fa, cioè un po' di ordine. Lui dice: è una città che ha bisogno un po' di ordine,
e emerge il senso di responsabilità. Ecco, prendo spunto da queste due parole e mi permetta, Presidente Pavanello, però non più di 10 minuti fa, no, forse 20, lei invocava anche come senso di responsabilità proprio quello che è della parte politica che lei in questo momento ha tantinneggiato dicendo io ringrazio il lavoro fatto, ma lo stesso assessore però non la informava che la sua parte politica ha poc'anzi presentato un emendamento che cercava in qualche modo di mettere un po' di ordine da lei evocato. Allora, delle due l'una, perché ci sta che ci sia un provvedimento come il PUMS che debba essere approvato, ma non ci sta che questo emendamento sia preso così come l'abbiamo lasciato dopo un'interruzione, un blackout in questo caso, dovuto a un fatto eccezionale che ha portato a una rivisitazione del modo di vita, del modo anche di fare commercio, di fare attività, di relazionarsi, che non può più essere preso sic et simpliciter così com'era, dicendo ma poi al limite si andrà a modificare, certo che si può modificare, però l'avete detto voi stessi, l'ha detto prima il consigliere Bovone, che al limite poi fra 20 giorni, fra un mese si ritorna. Ma ora io mi chiedo, ma proprio con uno spirito collaborativo che noi continuiamo a invocare nella presentazione anche di emendamenti che poi andavano nella direzione dello stesso emendamento che ha presentato Bovone poc'anzi, cioè quello di collaborazione. E proprio in virtù di questo io sto chiedendo, ma non si può fare un rinvio, ma lasciamo perdere l'ascolto, ma l'ascolto anche di associazioni proprio anche relative alle piste ciclabili, perché lei dice, Presidente Pavanello, i ciclisti adesso con questi bonus, ovviamente no, la colpa è dei bonus, senza vedere cosa ci può essere dietro, che non è solo un fatto commerciale ma è anche un fatto ambientale, dietro ci stanno tante ragioni, ma ci deve essere anche un piano che tenga conto che la città deve essere più vivibile sotto un aspetto anche per i ciclisti. E questo il PUMS non lo prevede, perché quando è stato lasciato questo documento nessuno avrebbe immaginato come la nostra realtà sarebbe cambiata da lì a 2 mesi. È passato l'inverno, adesso che cosa si sta dando, scusate? Si stanno dando degli spazi alle attività commerciali seguendo un'emergenza dovuta a un'emergenza, perché l'ufficio traffico è diventata la parte politica, tra virgolette. Cioè non è più la politica che decide come chiudere le strade, dove andarle a chiudere. Si diceva sì, chiudiamo le traverse di Corso Roma. Adesso sapete perché vengono chiuse? Perché magari un bar chiede uno spazio davanti, ma non per una scelta politica, perché l'ufficio traffico, una stanza di 2 metri per 3, che si trova in continua emergenza e a volte non ce la fa, e allora sono i commercianti stessi che prendono l'iniziativa, e di questo ne sono certa a volte, attendendo che poi ci sia un'autorizzazione, ma è capibile, per allargare i loro spazi. Perché? Perché si rincorrono le cose. Allora, quanto costerebbe rivedere e riprendere in mano anche l'emendamento che voi avete votato, nonostante quello che lei ha detto come rappresentante del maggior partito che c'è in questo Consiglio? Era sorpreso di questo emendamento, oltre al fatto, poi io credo nella buona fede di Bovone, però oltre al fatto che si è ovviato quelle che sono state le regole tra gentiluomini, mettiamolo così, comportamento, ma non importa, ma voi stessi non eravate informati. Allora, qui c'è un'emergenza, la nostra parte, il consigliere Abbonante, ha presentato degli emendamenti che sono stati rifiutati così, senza nemmeno una spiegazione, ma che andavano nella direzione di poter pensare e programmare a quello che poteva essere un'attività commerciale primavera, estate, autunno,
E poi anche, perché non è che con settembre-ottobre la cosa finisce. Quindi un'idea di città più vivibile. È vero che non c'è il partito delle biciclette, è vero che non c'è il partito dei mezzi pubblici, non c'è, ma tutto questo deve essere coordinato. E da chi è coordinato? Dalla Polizia Municipale, dove i concorsi sono stati bloccati e prima quando non erano bloccati non sono andati avanti? Da chi? Da delle transenne piantate lì così a caso, da dei pilomat che non funzionano o che ci si dimentica di una piazza che debbano essere funzionanti. Allora, forse riordinare un attimo le idee, proprio perché, non perché si è in ritardo, no, nessuno vuole addossare la colpa a nessuno, ma proprio perché c'è stata un'emergenza del genere, forse sarebbe opportuno tutti fare una sorta di riflessione e dire bene, mettiamo dei paletti a quello che è questo fumus, vediamo quali sono le emergenze, le cose che già si erano stabilite e come risolverle. Sarebbe questione di 20 giorni, ma forse ci ragioniamo tutti bene. Non creda, Presidente Pavanello, di uscirne così fiero adesso dicendo tutto bello, bellissimo, andiamo avanti, perché lei 20 minuti fa era assolutamente deluso da un provvedimento che poi ha votato, non si capisce perché, perché andava esattamente contro quello che lei ha detto. Allora, qui uniamo delle emergenze a un'emergenza gravissima. Ha un distanziamento sociale che ci deve essere, ma c'è anche un enorme bisogno di socializzazione e di spinta per i commercianti. Ricaviamo, ieri l'assessore Roggero diceva, ricaviamo per ogni commerciante 3 metri per due, 2 metri per tre davanti alla propria vetrina. Ma tutti potranno, non possiamo ridisegnare un attimo questi progetti. Allora, quello che io chiedo all'assessore in primis, al vice sindaco in primis, è di rivedere, di sospendere un attimo questo voto e provare a rivederlo tutti insieme, perché ci sono le associazioni di categoria e non possiamo negarlo perché lo sappiamo tutti. Ci sono le associazioni dei ciclisti, ci sono anche proposte che possono essere della maggioranza stessa, e stasera ne abbiamo avuto un esempio lampante, e anche della minoranza che varrebbe la pena essere riviste. E non potete dire, quasi al limite fra un mese si ritorna, ma che senso ha? Io, insomma, faccio appello al senso di responsabilità di cui parlava poc'anzi Pavanello. Grazie. Grazie, Capogruppo Barrera. Ci sono altre richieste di intervento in discussione? Non vedo altre richieste. Allora, chiuderei la fase di discussione e do la parola all'assessore Buzzilanghi per la replica. Oh, grazie Presidente. Allora, partiamo da quello che è avvenuto prima, ovvero la votazione dell'emendamento che è stato presentato. A me la posizione dell'opposizione, che vedo molto compatta, mi è sembrata ridicola. Io non so se non avete capito di cosa si trattava, lo spero, perché diversamente non capisco quella che è stata la vostra posizione. Semplicemente tramite quell'emendamento si voleva inserire la parola Covid, perché non so, o vivete sulla Luna, o vivete, se vivete qua dovreste sapere che è successo qualcosa di importante a livello mondiale, e si voleva semplicemente inserire la parola Covid all'interno di un documento che viene approvato dopo, anzi durante la piena pandemia. Non mi sembra che abbia stravolto niente, è stato inserito nel capitolo inerente l'introduzione, definito obiettivi e indirizzi, non cambia proprio nulla a livello sostanziale del PUMS, ma semplicemente va a richiamare il fatto che abbiamo vissuto una pandemia. Ora, addirittura non partecipare al voto su un semplice inserimento
di una frase che richiama qualcosa che abbiamo vissuto a livello storico, mi è sembrato un po' alquanto quasi allarmante. Sinceramente non ho capito la vostra posizione, ma sinceramente mi interessa poco, mi interessa che la nostra maggioranza sia compatta sul PUMS, vada avanti unita e porti avanti anche parole che ho apprezzato molto, come le parole del capogruppo Pavanello che mi viene a dire andiamo avanti. Ecco, queste sono le frasi che deve dire un capogruppo che ha una grande responsabilità, perché chiaramente la Lega è il partito anche che ha più consiglieri comunali, di conseguenza un atteggiamento di forte responsabilità, andiamo avanti, facciamo, lavoriamo e andiamo avanti. Continuare a chiedere dei rimandi del PUMS mi sembra assurdo. Avete già fatto perdere tempo alla città, il consigliere Gentiluomo dice che non sono state fatte sufficienti commissioni, ma se abbiamo fatto una marea di commissioni e addirittura quando si era detto che avremmo fatto la commissione decisiva per votare, avete chiesto un'ulteriore commissione ed eccoci qua, vi abbiamo dato quell'ulteriore commissione. E adesso che siamo alla fase finale dell'approvazione venite a chiedere di nuovo uno spostamento del voto del PUMS. Ma stiamo scherzando? Noi siamo qui, abbiamo lavorato, gli uffici abbiamo lavorato tanto, siamo una maggioranza compatta, ma noi andiamo avanti e tiriamo dritto. Di certo non cadiamo in questi tranelli di posticipare un documento che, torno alla domanda originaria che faccio a coloro che anche come il consigliere Barrera adesso mi viene a chiedere di rimandare, ma scusate, ma io continuo a chiedere, ma questo documento qui era pronto nel 2016, nel 2017 voi potevate votarlo, capogruppo Verda, se apprezzavate tanto delle modifiche o il documento originariamente come era prima, perché non l'avete votato voi? Abbonante mi viene a dire che ci manca il coraggio, ma il coraggio è mancato a voi che non l'avete neanche portato in giunta, anzi nelle commissioni competenti, probabilmente l'avete approvato in giunta, ma non è neanche passato il vostro PUMS nelle commissioni competenti e venite a dire che a noi è mancato il coraggio. Ma stiamo scherzando? Ma questa è falsificare la storia questo. Noi stiamo portando avanti un documento che adesso andremo ad approvare. Vado avanti. Parliamo al consigliere Gentiluomo, stratega dei trasporti di livello assoluto. No, siccome qua i trasporti per noi sono importanti e li stiamo seguendo in maniera forte e determinata, sui trasporti ci sono delle logiche che sono di carattere economico, perché il livello della qualità del servizio offerto dalle aziende che operano sulle città dipende dai contributi che sono erogati dal governo, ma soprattutto dall'Agenzia della Mobilità, che poi hanno i fondi del Ministero dei Trasporti e quindi del governo. Quindi quella è una prima logica da tenere sotto controllo. Se si vogliono potenziare i trasporti, se si chiede la metropolitana leggera, se si chiede la metropolitana sotterranea, chiedete un po' quello che credete. Noi siamo sicuri che il piano che è indicato qui è un piano opportuno e un piano realizzabile, non andiamo a scrivere libri di fantasia. Ma ricordo al consigliere Gentiluomo che è l'Agenzia della Mobilità che deve trasferire i fondi ai comuni, che trasferisce i fondi ai comuni. Ricordo che negli ultimi 10 anni il comune, il bacino che ha subito più tagli in assoluto è il bacino Alessandria-Asti, sul quale noi adesso stiamo portando una battaglia, grazie al nuovo consigliere che abbiamo indicato nel consiglio d'amministrazione dell'agenzia, che è l'architetto Giovanni Currado, per far sì che vengano riaumentati i contributi trasferiti al nostro bacino, perché più contributi si hanno, più l'azienda che gestisce i trasporti può far girare gli autobus, perché a tot contributi corrispondono tot chilometri, più contributi più chilometri. Lei lo sa come mai al nostro bacino sono stati ridotti così tanti contributi? Perché il comune di Torino ha costantemente bisogno di denari per portare avanti l'azienda GTT, che è stato fallimentare ormai da anni e continua a drenare risorse sui 520 milioni di euro che ha a disposizione la regione sui trasporti. Quindi se lei vuole fare qualcosa di utile, e le ricordo che ancora adesso il presidente dell'Agenzia della Mobilità arriva dalla vostra area, perché chiaramente il comune di Torino è il comune insieme alla regione, per carità, ma il comune di Torino è quello che è più grande e appesa di più all'interno dell'Agenzia della Mobilità. Quindi se vuole programmare qualcosa di opportuno,
prende la macchinina o un mezzo di trasporto su rotaia o su treno o su gomma, come preferisce, vada a Torino e chieda anche al Comune di Torino di fare in modo di rinunciare ad alcune risorse che, di cui si è appropriato negli anni passati, che erano di Alessandria, perché là sono state date e a noi sono state tolte. Quindi, per carità, a me vanno bene tutte le interrogazioni che vengono fatte sul settore dei trasporti, ma poi se vogliamo parlare di sostanza, la vera sostanza è questa: Alessandria ha bisogno di più risorse, quindi impegnatevi anche voi, dato che avete rapporti col sindaco di Torino, a fare in modo che loro ci restituiscano le risorse che hanno tolto al Comune di Alessandria. Altra cosa su cui lei, consigliere Gentiluomo, si deve impegnare sono i 7,2 milioni di euro che devono arrivare ad Alessandria, perché voi stessi avete dichiarato che noi li avevamo già. Invece non ci sono neanche i decreti attuativi di quei 7,2 milioni. Quindi per una volta in questo momento sono io che interrogo lei e le faccio un'interrogazione chiedendo di passare dalla sua deputata, senatrice, non ricordo bene, del territorio, che è Susi Matrisciano, e la interrogo chiedendole quando ci faranno arrivare questi benedetti denari. Sono fondamentali per la nostra città. Se vogliamo avere più mezzi di trasporto, se vogliamo inquinare meno, se vogliamo andare in una direzione ecosostenibile, ci servono questi fondi. Di conseguenza, se il governo non fa i decreti attuativi e non ci trasferisce i soldi, noi siamo sempre fermi. Quindi, siccome siete voi, il vostro partito, per carità, non lei in prima persona, neanche il capogruppo Serra, ma il vostro partito è quello che determina queste logiche, anche qua, macchinina, Roma, oppure treno, si va a Roma e si chiede alla senatrice quando ci arrivano questi soldi e si fa accelerare questo percorso. Questo è importante, anzi adesso ogni volta che facciamo un'interpellanza sui trasporti, io purtroppo non posso fare un'interpellanza formale e sostanziale su questo argomento, ma gli chiederò se ci sono novità su questi 7,2 milioni, ma questo perché penso che insieme possiamo lavorare per il nostro territorio. Prima ci arrivano i soldi, più miglioriamo il sistema dei trasporti. E sempre sulla mobilità, altra cosa che le chiedo allora, è quella relativa, siccome la mobilità è anche legata al mondo delle biciclette di cui si parlava prima, noi abbiamo bisogno di un'opera fondamentale, ovvero il collegamento Alessandria-Spinetta, che è inserito nel bando periferie. Bando periferie, sapete, ruba 18 milioni di euro, 7 milioni sono dedicati a quella pista ciclabile, che è fondamentale per collegare la città a tutta la Fraschetta, che fa 25.000 abitanti. E di conseguenza, anche su questo, ogni anno mi sembra che il governo posticipi l'assegnazione di questi fondi. Quindi anche su questo le chiedo gentilmente di interpellare gli onorevoli del territorio e fare in modo che questi soldi arrivino, in modo che anche per il mondo delle biciclette creiamo più lavori, perché noi facciamo il possibile e sono anche contento che proprio oggi è stato firmato il contratto tra il Comune e la ditta che ha vinto la gara per fare i lavori di messa in sicurezza in 6 punti della città di piste ciclabili. Quindi questi sono circa 300.000 euro di lavori, abbiamo vinto un bando regionale che li finanzia per oltre l'80%, e questo è un lavoro che partono domani. Ma se vogliamo fare interventi importanti, devono essere finanziati dagli enti superiori. Ora il governo è anni che abbiamo, tra l'altro abbiamo già speso 1.400.000 euro, ve lo ricordo, in progettazioni, i lavori che fanno 18 milioni di euro sono costati 1.200.000 circa di progettazioni. Fateci arrivare questi denari. No, perché si fa sempre il pelo, si va sempre a cercare il pelo nell'uovo, però poi quando si tratta di avere questi grandi finanziamenti si scappa tutti. Voi come Movimento 5 Stelle avete delle forti responsabilità, per aiutare il territorio bisogna far sì che ci arrivino questi denari. Lo dico per Alessandria, per la nostra città, perché ci tengo che queste operazioni vadano avanti. Passiamo al consigliere Berta, il quale chiaramente, insomma, da una parte l'intervento del consigliere Berta ritengo che sia di forte approvazione di questo piano urbano della mobilità, perché se tra tutte gli argomenti che tratta il piano della mobilità, che hanno un orizzonte temporale ampio perché è un documento di programmazione e si tratta di qualsiasi cosa, si va a vedere il deordine di Achenna, vuol dire che si vuole parlare di una virgola per non parlare di tutto il resto, per non dire che si apprezza tutto il resto, ecco. Quindi da un certo punto di vista ringrazio il suo apprezzamento al PUMS. Sul deor di via Chenna ci sono gli uffici che sono sicuramente operativi e stanno seguendo
la questione, ma quello è un dettaglio che prescinde dal PUNS, che è un documento di programmazione. Quindi se quello è il problema del PUNS, vuol dire che il PUNS non sono stati trovati altre gavole che magari non piacevano. Al consigliere Bianchini, chiaramente sì, il quartiere Cristo è un quartiere che da un punto di vista della viabilità presenta una conformazione per cui bisogna disegnare magari sul piano regolatore determinate modifiche che in un futuro potranno andare a migliorare la viabilità. Attualmente la viabilità del Cristo è quella. Io proprio oggi ho fatto una riunione per quello che potrebbe essere il futuro della viabilità, futuro, oddio, anche il presente degli spostamenti su bicicletta dal Cristo verso Alessandria. Chiaramente non sono operazioni facili per la conformità delle vie principali del Cristo, Corso Acqui, Corso Carlo Marx, bisogna far convivere le auto con probabilmente le biciclette e quindi non sono operazioni facili. In futuro, soprattutto nella zona che sosteneva lei, però su piano regolatore magari si potrebbero iniziare a ipotizzare degli inserimenti, ovviamente prima solo disegnati sul piano regolatore e poi in futuro realizzati. Comunque è un quartiere su cui stiamo ovviamente lavorando e ci stiamo impegnando. Ovvio che non è immediato migliorare quella che è la viabilità di una zona che ha delle sue problematiche. Da una parte delle problematiche, dall'altra comunque risulta anche un'oasi felice sotto alcuni punti di vista, come l'esplosione del commercio in Corso Acqui, che pare che anche il consigliere Castelli ce lo ricordava l'altro giorno, sia addirittura quasi adesso difficile trovare dei locali commerciali in Corso Acqui perché sono praticamente tutti occupati, e proprio l'altro giorno leggevamo che ben altre 5 attività commerciali aprono. Quindi ecco, devo dire che sotto certi punti di vista il Cristo è anche sempre un'oasi felice. Quindi insomma, ho cercato di rispondere un po' a tutti e andare nella direzione di fare, di programmare. Anche al consigliere Abbonante le dico: ma guardi consigliere, lo sforzo che sta facendo questa amministrazione è importante, e anche adesso se vogliamo andare a fare un'operazione di implementazione magari graduale di quella che è la ZTL, prima di tutto dobbiamo approvare questo documento, perché è questo il documento che ci permette di partire, e noi lo faremo gradualmente. Nessuno, non aspettatevi lavori estremamente radicali fatti da un giorno all'altro. Abbiamo già avuto esperienze estremamente negative in passato, quando 2006-2007 fu chiuso interamente il centro e chiaramente questo causò forti problemi, e poi subito dopo infatti fu riaperto. Adesso agiremo per gradi. Proprio un primo step potrebbe essere quello della chiusura degli attraversamenti di Corso Roma, operazione che mi sembra accettata di buon grado da tutte le categorie, da tutti i portatori di interesse sull'argomento. Non ho capito il discorso confusionale sull'argomento che ha fatto il consigliere Barrera. Insomma, non c'entra niente quello che chiedono i commercianti, problematica Covid con le chiusure degli attraversamenti. È un qualcosa che è stato pianificato ed è già stato votato in commissione, cioè è inserito nel testo, quindi vuol dire che è stato pianificato da diversi mesi e quindi insomma non è una cosa legata a decisioni dei commercianti dell'ufficio trasversalmente. Non ho capito quella tipologia di discorso, però abbiamo ben chiaro dove andare. Ecco, io insomma ho fatto l'invito innanzitutto al Movimento 5 Stelle a contribuire ad aiutare la città facendo arrivare qua i finanziamenti importanti che ci servono. Detto questo, ritengo che comunque abbiamo elaborato un ottimo piano, un piano che dà una visuale prospettica e futura alla città, che non ha tratta solo la questione della viabilità, ma la forza di un piano urbano della mobilità è far sì che vengano messi in sinergia tutti questi argomenti, cioè la capacità di queste importanti società di consulenza che fanno piano della mobilità è il far sì che il mondo del TPL, quindi del trasporto pubblico locale, il mondo della sosta, il mondo della viabilità, collegato anche al mondo della ciclabilità e al fattore ambientale, tutti questi fattori ragionino in maniera sinergica. E questa è la parte più complicata da farsi. Fortunatamente questa importante società TRT su Alessandria riteniamo abbia fatto un ottimo lavoro. Sarebbe stato bello che in Consiglio Comunale magari anche loro davano un contributo esplicativo a tutti voi consiglieri, ma sapete che in Consiglio Comunale i tecnici, i consulenti non intervengono.
dovuto farlo io, anche se ho sicuramente meno competenze tecniche, però ho seguito tanto la cosa, quello è anche evidente, noi facciamo i politici e non i tecnici in questo caso, e di conseguenza sarebbe stato bello un loro intervento, non è possibile, però nel complesso vi assicuro che è stato fatto un ottimo lavoro, io ringrazio la mia maggioranza nel suo complesso per averlo supportato, tanti hanno dato una mano, tanti hanno portato dei contributi e noi sappiamo che di questo lavoro dobbiamo essere orgogliosi, abbiamo avuto il coraggio di portarlo fin qua e di portarlo all'approvazione, in passato non tutti hanno avuto questo coraggio. Grazie a tutti e buon voto. Grazie Vice Sindaco. Esaurita la replica, possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Gruppo DEMA intende fare dichiarazione di voto? No? Fratelli d'Italia intende fare dichiarazione di voto? Sì, grazie Presidente. Prego, oh, capogruppo tutte le Castellano. Cose... Grazie Presidente. In tutte le cose, ovviamente, quando le si fa arrivano sicuramente delle critiche. Qualcuna sì, è una critica costruttiva, qualcun'altra meno. Gli strumenti per gli aggiustamenti ci sono, ho visto anche una sorta di voto positivo, di dichiarazione positiva per quanto riguarda le piste ciclabili, che finalmente potranno far diventare Alessandria una città degna dell'Unione Europea. Io personalmente viaggio molto, vedo città che sono collegate in ogni dove, in ogni quando, assolutamente, quindi con queste piste ciclabili penso siano una soluzione anche per ridurre l'inquinamento che purtroppo, come abbiamo visto in questi mesi, sta facendo vivere giorni, ha fatto vivere giorni brutti la nostra amata Alessandria, con vie chiuse al traffico, eccetera. Io spero, poi ognuno vive la vita nel modo in cui preferisce, però per esempio io appena sono in città lascio giù la macchina, giro a piedi in bicicletta, io quindi vedo questo documento come un piano coraggioso che finalmente verrà votato, sicuramente sì, non penso come tutti i documenti non sia perfetto, però io un bel 7,5 glielo do e quindi assolutamente voterò in maniera favorevole. Grazie Presidente. Grazie capogruppo Castellano. Proseguiamo con le dichiarazioni di voto. Moderati intendono fare la dichiarazione? Credo di no. Allora, lista rossa, capogruppo Barrera. Prego. Sì, grazie, ma sarò brevissima. Va bene la controrisposta giustamente del vice sindaco, però a volte bisognerebbe sapere mantenere i propri ruoli anche con un certo aplomb. Quindi dire a colleghi ma vivete sulla luna, quando si è parlato appunto di un'emergenza che andava dietro un'emergenza, dire ma comunque quando voi dite qualcosa e mi interessa poco di quello che dite, lei capisce che connota solo una supponenza e un'arroganza, suffragate poi dal fatto che in 40 parole che ha detto, 20 sono state, ho fatto un ottimo lavoro. Ecco, che gli uffici facciano il loro lavoro e cerchino di farlo al meglio, ma aspetti a dire che avete fatto un ottimo lavoro, e non accettando minimamente, non dico una critica, ma un, chiamiamolo, aiuto per quello che può essere un emendamento fatto due mesi fa, un appunto che può essere rilevato nella stessa sera, rilevato dalla maggioranza che vi sta sostenendo, perché voi andate a prendere la registrazione di Pavanello, è veramente un appunto, non che perché se lei mi viene a dire che io sono confusionale e poi mi spiegherà cosa vuol dire, ma tanto c'è già Castellano che vi ha dato il voto, quindi va benissimo così, ma forse non ci capiamo
o lei è intellettualmente disonesto, politicamente disonesto, che non sapendo gestire la situazione e dare delle risposte concrete, perché messo comunque di fronte a una dichiarazione del presidente della Lega in imbarazzo, attacca in modo arrogante. Quindi io la prego, come a volte altri suoi colleghi, non tutti per fortuna, di essere magari politicamente all'altezza di dare delle risposte senza usare la supponenza e la prepotenza che a volte proprio non devono stare di casa. Dopodiché noi le nostre rimostranze le abbiamo fatte, ma non in modo strumentale, non andiamo a cercare sempre potevate votarlo, potevate fare ogni volta sempre gli stessi argomenti strumentali. Ci pare che forse sarebbe stato il caso non di un rinvio, ma di rivedere quella che era la situazione, proprio perché sappiamo che c'è una situazione di emergenza. E quindi, così com'è questo documento, arriveremo magari fra un mese davvero di nuovo in consiglio a dover votare delle modifiche. Ma oggi, capite, con quello che è successo stasera da 3 ore a questa parte, per far capire che c'è stata un'emergenza Covid, insomma, non mi sento, mi sento confusionale, come ha detto lei, e quindi in tale stato il mio voto non è favorevole, è contrario. Grazie capogruppo Barrera e Alessandria Migliore. Allora faccio in realtà una brevissima dichiarazione di voto, più che altro per andare a giustificare il perché del mio voto di astensione. Avevo votato a favore dell'emendamento del collega Bovone perché non mi sembrava andasse a stravolgere quello che è il documento. Era un tentativo di inserire un elemento di buonsenso che tra l'altro dà la possibilità di tornare proprio in virtù di questo elemento oggettivo di buonsenso sullo stesso documento. Quindi direi che quello sarebbe stato pregiudiziale votare contro un emendamento di quel tipo. Per quello che riguarda invece il PUMS PGTU, nulla da dire sull'aggiornamento del PGTU, che sicuramente è un buon aggiornamento, come anche il PUMS è un documento che mancava e quindi in qualche modo va a delineare una strategia che prima non era scritta e che ora è scritta, e quindi almeno c'è una base su cui confrontarsi. Ora non voglio tornare sulle osservazioni che già ho fatto a questo documento nel maggio 2016 in commissione, quando aveva portato la bozza che per almeno diciamo più del 50% è rimasta tale, quella del collega, dell'ex assessore Ferralasco. Diciamo che la criticità che io rilevavo allora e continuo a rilevare adesso su questo documento e in particolare il fatto che non si abbia avuto il coraggio di porre Alessandria come elemento strategico anche nella mobilità extraurbana e comunque di area vasta. Cioè si è lavorati, nulla da dire, molto bene su quello che riguarda la mobilità urbana, andando a inserire anche degli elementi di innovazione rispetto ad altre città simili ad Alessandria, ovviamente se poi queste strategie verranno mantenute. Però è mancato il coraggio di dialogare con l'area vasta, di cui Alessandria è comunque un centro zona fondamentale, e non solo per i centri zona di questa provincia, ma io credo anche per altri capoluoghi che in qualche modo possono essere collegati ad Alessandria da un punto di vista strategico della mobilità, e penso ad Asti. Ma anche il collegamento, il raccordo che dovrebbe esserci tra la mobilità provinciale e la mobilità urbana, e la concezione di vedere alla mobilità urbana non solo da un punto di vista, diciamo, della tipologia dei veicoli, ma anche dell'integrazione tra le diverse forme di trasporto, e quindi sull'intermodalità io avrei osato
un maggior coraggio, immaginando anche magari delle soluzioni che potrebbero sembrare forse assurde, ma se parliamo di strategia, escludere totalmente dal documento anche la possibilità di tornare a un paio di linee su alcuni assi strategici per quanto riguarda magari una tranvia all'interno della città, io erano elementi che avrei preso quantomeno in considerazione. Altro elemento che poi andrebbe integrato con il piano regolatore e su cui avrei voluto vedere un maggior dettaglio, un maggior coraggio, è il ruolo dello scalo merci di Alessandria, non solo in un'ottica logistica, perché poi nelle dichiarazioni e nei programmi di questa amministrazione lo scalo merci riveste sicuramente un ruolo fondamentale, ma questo ruolo fondamentale avrebbe dovuto trovare, secondo me, un maggiore spazio e un maggior coraggio, anche magari andando a pensare a relazioni stabili con quello che è RFI, con quelli che sono altri player che potrebbero avere una capacità di investimento e di intervento su quella realtà lì, e secondo me questo è venuto a mancare, perché scalo merci non è solo logistica, ma nel momento in cui viene valorizzato, e di qui l'integrazione col piano regolatore, potrebbe diventare anche un elemento importante per lo sviluppo commerciale e addirittura anche per lo sviluppo residenziale, perché nel momento in cui lì intorno vai a costruire una nuova vitalità, nulla esclude anche altre possibilità di sviluppo. Insomma, ora non vorrei, ho detto che facevo un intervento breve, quindi credo di aver già detto quali sono gli elementi, che sono gli stessi elementi che avevo sollevato 4 anni fa, quindi quantomeno per coerenza dico per quale motivo mi asterrò dal votare, cioè non voterò favorevolmente, pur rimarcando ovviamente che si tratta di un buon documento, e a differenza di quello che è stato detto da altri, secondo me è mancato un po' di coraggio e un po' di visione che l'avrebbero reso un ottimo documento. Proseguiamo con le dichiarazioni di voto. Italia Viva intende fare dichiarazione di voto. Movimento 5 Stelle, prego. Sì, grazie. Grazie Presidente. Allora, per rispondere alla polemica ridicola, onestamente, fatta dal Vice Sindaco, c'è un detto inglese che va molto su internet che dice don't feed the trolls, ovvero non dare da mangiare ai troll. Quando qualcuno fa delle polemiche sterili sui social network, non è il caso di andare nemmeno a ribattere, perché il suo lamento è stato semplicemente richieste di soldi, attacchi strumentali al mio collega, al quale tra l'altro le suggerirei di chiedere scusa, e semplicemente richieste di soldi costanti. Io ricordo che con noi al governo abbiamo portato in Alessandria i 20 milioni da decreto crescita, con noi al governo arriveranno i 7,2 milioni per il TPL. Sfido, la vostra manovra al via è una manovra da 1,5 milioni, per dire. Comunque, la ringrazio per le attenzioni, però la pregherei di stare sul pezzo. Eravamo a discutere del PUM stasera, avrei gradito, non dico un intervento tecnico di livello, ma almeno evitare queste polemiche di bassissima lega che non rendono onore al Consiglio Comunale. Sul PUMS noi abbiamo già espresso le nostre perplessità, è un piano che non ci rende del tutto soddisfatti, anzi veramente poco soddisfatti. Lo prendiamo come un piano di sfida da migliorare inevitabilmente, sia sul tema del traffico sia sul tema del TPL, che effettivamente subirà delle modifiche non solo dettate dall'emergenza Covid, ma dettate dal piano del traffico fatto dal privato
come piano di progettazione pubblica, che trovo una cosa gravissima. Sono 2 anni che lo denuncio, però lei vedo che difende a spada tratta la società privata che gestisce parcheggi e traffico. Sui parcheggi la ricordo che nel caso la Giunta decida di prorogare l'attuale contratto parcheggi, di non farlo per un periodo maggiore di 2 anni, in modo che quando cambierà la Giunta potrà decidere in autonomia, non andate a firmare contratti di lungo periodo che ci andranno a bloccare su qualunque potenziale modifica delle aree pubbliche, degli spazi pubblici. Vediamo ancora oggi delle problematiche che nascono sulla gestione di Beor, eccetera. Su questo documento senz'altro noi ne verificheremo passo passo, non solo con questa giunta, visto che è un piano di lungo periodo, ma anche nel lungo periodo, con le prossime consigliature. Questo è il nostro impegno. Per questo e nella speranza, conoscendo che negli uffici tecnici abbiamo persone di grande competenza e valore, noi ci asterremo a questo provvedimento, sperando di riuscire a portare a casa, e su questo senz'altro io darò agli uffici il mio contributo, dei bandi in modo da poterlo realizzare. Chiaramente se ci sarà occasione cercheremo di migliorarlo, come abbiamo cercato di fare durante tutti questi mesi di discussione nelle commissioni. Grazie. Grazie Capogruppo Serra. Siamo Alessandria, intende fare dichiarazione di voto? Sì. Prego Capogruppo Bianchini. Grazie Presidente. Ma vorrei parlare dell'ovvietà. Siamo tutti cittadini della stessa città di Alessandria. Quindi non mi ritengo campanilista, avendo sufficiente apertura mentale per capire anche i problemi altrui. Io farei una domanda semplicissima a chi abita in centro. Sareste soddisfatti del via vai sotto casa vostra di mezzi pesanti? Mi direbbero di no. E quindi io mi sono permesso di rappresentare i problemi di zona, come del resto ogni consigliere fa. E questo non mi sembra disdicevole. Venendo all'intervento del vice sindaco, vorrei dirgli grazie per aver espresso parole di considerazione anche per il Cristo. Difficoltà oggettive che ci sono, perché tutti quanti vorrebbero essere città e non periferia, questo termine maledetto che bisogna cancellare. E la dimostrazione che qui questa zona, zona 14 e zona 13, tutti voi dovete essere città, è stato dimostrato recentemente, cioè un anno fa, quando residenti della zona col pennello in mano hanno cancellato centinaia di scritte, piccole e grosse, piacevoli e insolenti, che vi erano sul muro di cinta dei Salesiani, via Norberto Rosa. A distanza di un anno non c'è neanche una scritta. Questo dimostra che chi abita lì, chi abita qui, si sente cittadino, però vorrebbe essere trattato da cittadino. Le considerazioni che ha fatto il vice sindaco vanno nella direzione giusta e spero che si concretizzino. Per quanto riguarda l'accenno da parte del vice sindaco alla pista ciclopedonale, benissimo la pista Alessandria Solero, altrettanto bene la pista tra Alessandria verso se stessa, cioè verso Spiata Marengo, che è città uguale a chi abita in centro. Però, girando un po' la faccia da questa parte del Cristo, c'è anche Casal Bagliano. Certo, ci sono problemi per arrivare facilmente a Casal Bagliano con la pista, però già un tratto di pista si può farlo, dal Cavalcavia, attraverso via Carlo Alberto, andando nella via parallela di Cossuacchi, puntando su via Aldo Moro e fermandosi inevitabilmente in via Casal Bagliano, perché lì occorre naturalmente predisporre
la pista per non finire sotto investiti dagli autoveicoli. Detto questo, però, è inevitabile che io parli anche di una mini pista che sto patrocinando da tempo, ma non per ragioni campanilistiche, perché io, che tutto sommato mi ritengo un fortunato della vita, soprattutto per la mia età, poi anche perché tutto sommato non ho sofferto quanto soffrono altri, il vedere i bambini che vanno a scuola con i sandali oppure con le scarpette basse e si infangano, si inzuppano di fango quando piove, fa male. Questa non è demagogia, è una constatazione che mi è capitato di verificare accompagnando dei nipoti. C'è da stare male a vedere queste scene. Allora, vediamo un pochettino se compatibilmente con le risorse di bilancio si può progettare anche questa mini pista, perché non è tanto lunga, ciclopedonale, di raccordo tra via Nenni, piazza Don Campo, con via La Malfola. Adesso è una via che quando non piove, anzi un sentiero, che quando non piove è sentiero dei cani, delle deviazioni. Quindi un po' di decoro, un po' di decenza, penso che l'amministrazione comunale ha sempre avuto intenzione di fare, di realizzare, e questa sarebbe l'occasione per riflettere un pochettino anche su questi inconvenienti, che non sono colpa della Giunta, ci mancherebbe. Sto dicendo semplicemente sono problemi che sono emersi, che non sto incolpando nessuno, però se fosse possibile un po' di attenzione anche su questo problemino della mini pista ciclopedonale tra via La Malfa e piazza Don Campo, via Nenni, penso che faremo un ottimo servizio alla città. Il mio parere, ovviamente, no, ovviamente, perché ritengo edulcorato dalle parole del vice sindaco, non può che essere favorevole. Spero però che non diventi una bocca amara tra non molto. Io sono convinto che il vice sindaco, e a maggior ragione il sindaco, non si rimangiano le promesse che hanno fatto alla città di dare una vita dignitosa compatibilmente con le risorse. Per cui sono convintissimo che ogni risorsa possibile, ogni briciola, accantoneranno per realizzare anche questi piccoli obiettivi, che però sono di grande interesse cittadino, perché soddisfano gente che purtroppo non ha avuto la fortuna della vita di vivere in un certo livello economico, perché abita tutti quanti nelle case popolari attigue. Grazie. Grazie capogruppo Bianchini. Partito Democratico fa dichiarazione di voto. Sì, grazie Presidente. Dunque, la nostra posizione è già stata espressa negli interventi che abbiamo fatto nella prima parte del dibattito. La risposta del vice sindaco è una risposta, come tutti abbiamo ascoltato, molto, molto dura nei toni, perché ha scelto di calcare la scena da duellante, da cowboy, ecco, non da politico, non da persona che con la volontà di trovare un punto di accordo con la minoranza, come in parte era stato fatto tra gennaio e febbraio, quando avevamo iniziato il percorso sul PUMS e il PGTU, ha cambiato completamente atteggiamento, scegliendo una strada che non ci può portare né a un voto favorevole, ma nemmeno a un voto di astensione, perché deve essere chiaro a tutti che il rispetto tra le persone è una condizione fondamentale nel dibattito consigliare e nel confronto fra Consiglio e Giunta. Ma tutto sommato non ce la prenderemmo nemmeno tanto per i toni, non è questo il punto. Spesso è capitato anche a me, non parlo di altri, di alzarli, a volte si perde il controllo, a volte si sbaglia, non mi metto certo a giudicare gli atteggiamenti delle persone. Il discorso è totalmente di carattere politico, perché quando si decide di calcare la scena in questo modo si dà un'impressione, almeno la si dà a noi, che esista una scena, ma che esista anche un retroscena. La scena è quella che lei, come dicevo, ha scelto di calcare nel modo che ha calcato. E il retroscena purtroppo non ci è conosciuto.
E in retroscena purtroppo ci porta a pensare, o quantomeno ci fa pensare, che la scelta dei vertici di Forza Italia su questo territorio di segnare la posizione in Consiglio Comunale sul PUMS, sul PGTU, perché questo è avvenuto, ebbene, nasconda ben altre ragioni che purtroppo noi non conosciamo, non possiamo conoscerle, ci piacerebbe conoscerle, perché questo sarebbe il modo per noi di affrontare i nodi che covano sotto la cenere, no? In questa vicenda. Vorremmo approfondire, succederà quello che avverrà vicino alla stazione con il piano complessivo di recupero di questa zona, perché è vero che recuperare uno spazio parcheggio utilizzabile, destinabile ai cittadini, può essere un elemento di vantaggio, ma non dobbiamo dimenticare che spendere 1,5 milioni di euro per quell'area a valori a metro quadro così alti mette a forte rischio il comune di Alessandria per un risultato che è tutto da verificare. Allora, diverso sarebbe promuovere invece un grande progetto di riqualificazione di quell'area attraverso un protocollo d'intesa, un accordo fra le parti e il coinvolgimento di tutti gli attori della costellazione delle ferrovie e tutti gli attori territoriali che insistono sulla vicenda della mobilità cittadina e che ancora una volta la Giunta ha deciso di non portare in aula, ha deciso di non portare in commissione. E fa benissimo il Presidente del Consiglio Comunale Locci a portare la discussione su un piano di area vasta. Ma il piano di area vasta, che per noi ha un nome, perché a chi abbiamo affidato la regia in questo senso è la Fondazione Slala, il soggetto è la Fondazione Slala, continua a non essere coinvolta, almeno continua a non essere portata in commissione, consiglio comunale dalla giunta. E le domande che ha posto, le considerazioni che ha fatto il presidente Locci sono considerazioni giustissime, a mio giudizio, a nostro giudizio, di cui abbiamo già parlato quando abbiamo proposto un grande progetto sul TPL urbano ed extraurbano che coinvolgesse Alessandria, Valenza e Tortona. Perché è inutile fare delle battute distribuendo i compiti ai consiglieri, dicendo, consigliando di andare in bici o col triciclo, col carrettino a Torino a prendere i soldi. L'unico modo per avere i soldi è produrre dei progetti che abbiano una portata vasta sia su una dimensione territoriale e sia per strumenti recuperati o suggeriti. Esattamente quello su cui sta lavorando bene o male, non lo so, nessuno di noi lo può sapere perché non li abbiamo mai sentiti, la Fondazione Slala. E allora sia per contenuti che per tono, più che un film, come ha voluto, diciamo così, girarlo il vice sindaco Buzzilanghi, da duellanti alla Ridley Scott o spaghetti western alla Sergio Leone, a noi sembra piuttosto una sceneggiatura da Francesco Rosi, dalle mani sulla città, da film anni 50-60, di cui però una sceneggiatura di cui appunto cogliamo così, possiamo sentire vagamente il gusto. Abbiamo un sentore di quello che potrebbe essere, ma non conosciamo davvero i contenuti, non ne conosciamo davvero, davvero la stagione. Ecco, una serata per noi buttata, la nostra proposta era semplicemente di Ma aggiornare cazzo. il piano generale di quattro anni, che ricordo, la questione tecnica che se noi si approfitta di questo momento, No, la lascio perdere, guarda, non volevo o si aspettare i 2 anni previsti dalla legge, o se si de decidesse invece di cambiare il PGTU sulla base di quello che è successo in questi mesi, come avremmo dovuto fare, dovremmo di nuovo affrontare una procedura che non è una procedura semplice, è una procedura aggravata, perché bisognerebbe tornare in osservazioni, bisognerebbe tornare in commissione, bisognerebbe affrontare un iter che ha la stesura dei documenti. Il lavoro sulle osservazioni, il lavoro in commissione, il lavoro in consiglio comunale, quantomeno porterebbe via altri 3 o 4 mesi. Quindi c'era anche una ragione tecnica per la quale vi chiedevamo di buttare via ancora 10 giorni, 2 settimane e poi andare in consiglio tutti assieme e portare avanti un progetto condiviso. Ma ripeto e chiudo, sia nei contenuti che nei modi, ma ripeto, i modi non sono un problema, anzi, come vede il vice sindaco, quando ci chiama noi ci siamo e ci divertiamo anche a metterla su questo piano dialettico, per noi il voto non può che essere che contrario. Grazie per l'attenzione. Grazie, collega Bonante. Forza Italia fa dichiarazione di voto.
Non so se il collega Bovone... Ecco, la parola. Sì, grazie. Innanzitutto la ringrazio per quello che ha detto sull'emendamento, era solamente un emendamento lieve fatto per riprendere, diciamo, la problematica Covid. Boh, questo volevo sottolinearlo. Poi per il resto credo che questa città aveva bisogno di un piano, di regolare un piano, diciamo, viabile. E poi comunque, giustamente, come dice l'Oggi, si può anche allargare, non è che sia vincolato a vita sulle stesse traiettorie, sulle stesse linee, si può sempre cambiare, non è che sia fisso tutto quello che si voterà, che si andrà a votare, sicuramente a favore. Io sono contento di aver, diciamo, fatto diverse commissioni, di aver portato avanti questo PUMS col PGTU e tutto quanto. Mi sembra che abbiano lavorato bene sia l'assessore che anche quell'agenzia che ha lavorato, che ha programmato il tutto. E questa città forse aveva bisogno di un qualcosa che non ha mai avuto finora, una programmazione, diciamo. Sicuramente sarà una programmazione, non dico provvisoria, ma si potrà sempre cambiare andando avanti per la stazione, per tutto quello che sarà. Se si allargano, diciamo, se si allargano gli orizzonti, meglio ancora. Non è che siamo qui a votare una linea ferma lì, si può sempre cambiare, anzi è cambiabilissimo, è cambiabile in qualsiasi momento. Per adesso accettiamo questo che è stato fatto, mi sembra un ottimo programma, spiegato molto bene nel tempo, sicuramente non si può accontentare tutti, però anche le piste ciclabili, se verranno realizzate, buonissima cosa, non posso dire altro. Grazie a tutti quelli che ci hanno lavorato, e un voto di Forza Italia sarà sicuramente favorevole. Grazie. Grazie collega Bovone. Lega Nord, prego capogruppo Pavanello. Sì, grazie Presidente, ma vorrei utilizzare il mio tempo anche per dare un paio di chiarimenti a chi mi ha preceduto, in particolare al consigliere Barrera, che dato la confusione in cui l'abbiamo messa con le nostre dichiarazioni ci ha poi restituito un intervento in effetti un po' confuso, ma magari chiarisco subito. Per quanto riguarda l'emendamento, come è già stato detto da parecchi altri miei colleghi, il problema non era che fosse così invasivo, sostanziale, stravolgente, il problema era solamente che c'erano state alcune dichiarazioni, alcuni, come si è detto, gentleman agreement, e la cosa che è dispiaciuta è che questo sia arrivato alla fine. L'emendamento era chiaramente condivisibile per quanto ci riguarda. E noi, quando si vota, votiamo a favore o votiamo contro. Raramente c'è l'astensione. Poi mi spiegherete che cos'è il non partecipo al voto, perché sembra quasi una sorta di dire: sì, mi piacerebbe votarlo a favore, ma siccome sto dall'altra parte, non partecipo al voto. Questa mi rimane sempre una cosa abbastanza particolare. Comunque spero di avere chiarito la questione dell'emendamento. Poi, per quanto riguarda invece, diciamo così, l'atteggiamento un po' particolare del nostro vice sindaco, io vi ricordo che in questo consiglio comunale ne sono successe delle belle, siamo andati oltre, dico siamo, io, a me non è mai successo, ma non molto tempo fa si inveiva contro il sindaco e non molto tempo fa, qualche giorno fa, sono partite anche delle parolacce in diretta, qualcuno le avrà anche sentite, quindi guardate, non mi sembra che fossero delle offese così grandi nei confronti del consigliere Gentiluomo, magari una battuta leggermente pesante, ma credetemi, chi ha frequentato il consiglio comunale ha visto di peggio, abbiamo visto le sedie volare, quindi non è il caso di farla tanto pesante su questa cosa. Andiamo avanti, che vedrete che prima o poi capiterà a tutti di andare un po' sopra le righe. Io tra l'altro ritengo che non sia andato nemmeno molto oltre le righe. Parlando del PUMS, l'ho già detto prima, un piano che magari non sarà ritenuto coraggioso, ma un piano sicuramente attuabile, un piano sicuramente moderno per la nostra città. Tutti sappiamo com'è la nostra città, la conosciamo, conosciamo gli abitanti, conosciamo le abitudini, conosciamo tantissime cose della nostra città, lo sappiamo che certe innovazioni vanno fatte coi piedi di piombo, sappiamo che la gente vuole essere avvisata, vuole essere abituata. E vuole anche le cose giuste e corrette. Io credo che questo sia un piano giusto e corretto che dia alla nostra città delle cose di cui ha necessità, di cui ha bisogno.
È per questo che secondo me questo è un ottimo piano. Io vi dirò, bisognerebbe ricordare un attimino gli antichi adagi, la saggezza dei popoli. Guardate, cosa fatta capo A. Noi la faremo questa cosa, la faremo con convinzione. Lasciamo magari a qualcun altro i rinvii, lasciamo le lunghe discussioni, lasciamo i confronti, lasciamo riportare di nuovo indietro tutto ciò che era stato portato avanti, lasciamo i piani che rimangono nei cassetti, lasciamo tutto questo ad altri. Noi siamo persone che fanno, alle volte magari facciamo un po' meno bene di quello che si potrebbe fare, qualcuno dice di sì, ma qualcuno ha fatto peggio. Quindi io credo che la nostra amministrazione sta facendo quel percorso che si era ripromessa di fare all'inizio di questa consigliatura. Noi lo portiamo avanti con orgoglio, siamo contenti che questa sia una delle cose che faremo, perché lo dico anche un po' con un po' di rammarico, purtroppo la situazione che abbiamo trovato è stata una situazione un po' difficile, per cui fare molte cose non è semplice. Questa è una cosa che noi faremo, la portiamo avanti volentieri. Il sindaco è d'accordo con questo piano, il vice sindaco l'ha portato lui direttamente, chiede soldi, bene, allora utilizziamo anche un modo di dire di un vecchio uomo di sinistra, poi magari qualcuno di sinistra dirà ma non è vero, ma diceva che con i fichi secchi non facciamo le nozze, e lo sapete a chi mi riferisco. Noi abbiamo necessità di soldi in questo momento ad Alessandria, tutto serve. Oggi è stata una commissione dove si diceva ma risparmiamo 10.000, 20.000, li impieghiamo da un'altra parte. No signori, oggi Alessandria e le aziende di Alessandria, le aziende partecipate del comune hanno la necessità di incamerare tutto quello che si può incamerare per poter continuare a dare ai nostri cittadini i servizi di cui hanno bisogno, che non sempre sono di prim'ordine. Non sempre, lo ammettiamo, lo sappiamo, non sempre sono di prim'ordine, ma abbiamo la necessità di portarli avanti. Io ripeto, il nostro voto sarà assolutamente favorevole, ma sono sempre interessato all'opinione della minoranza, all'opinione dell'opposizione. Mi fa sempre piacere sentire cosa ne pensano, e quando le cose sono corrette, quando le cose sono intelligenti, quando le cose sono pertinenti, sono il primo ad ammetterlo. Ma guardate, questa sera mi sembra che da parte della minoranza ci si sia un po' arrampicati sugli specchi per dire no a un PUMS di cui tutto sommato la nostra città ha estremamente bisogno. Il nostro voto sarà favorevole. Grazie al capogruppo Pavanello. Abbiamo finito con la fase delle dichiarazioni di voto e quindi possiamo passare alla votazione. Do quindi la parola al vice segretario per procedere con la votazione per appello nominale. Abbonante. Voto contro. Non si può non. No. Annaratone. Astenuto. Autano. Favorevole. Barrera. Contro. Berta. Contrario. Bianchini. Favorevole. Bobone Mauro. Io? Non è ancora per me, Cristo. Ma non posso. Ma dai, dopo l'invio. Ma non si può. Bobone Mauro. Favorevole. Bobone Simonetta. Buzzi. Buzzi. Favorevole. Castellano. Favorevole senza bestemmie. Castelli. Favorevole. Cuttica di Revigliasco.
Favorevole. De Marte. Astenuto. Foglino. Favorevole. Gentiluomo. Astenuto. Guazzotti. Favorevole. Grazie, sente. Iacovoni. Favorevole. Locci. Astenuto. Lumi. Favorevole. Malagrino. Contrario. Mazzoni. Contrario. Nippo. Nippo. Sì, favorevole. Oneto. Contraria. Onetti. Favorevole. Passaracqua. Favorevole. Pavanello. Favorevole. Poggio. Favorevole. Ravazzi. Favorevole. Rossa. Contraria. Ruffato. Favorevole. Caudone. Serra. Astenuto. Diciotto favorevoli, sette contrari, cinque astenuti. La proposta è approvata. Potremmo ancora fare, c'è tempo per affrontare almeno una mozione, direi, che peraltro tratta sempre il tema della mobilità. La mozione proposte per una mobilità sostenibile fase 2, che può illustrare il capogruppo Serra, e poi chiederemo il parere alla giunta. Prego, capogruppo Serra. Grazie presidente, premetto che la mozione è stata sottoscritta Santo Malagrino, Berta, Rossa, Barrera. Proposta per una mobilità sostenibile nella fase 2. Premesso che la mobilità sostenibile in tutte le sue forme, biciclette, e-bike, monopattini, è eccellente nel garantire il distanziamento sociale in un momento di crisi, dove il trasporto pubblico presenta dei problemi di distanziamento e l'auto privata presenta dei problemi legati ai parcheggi e mobilità nel comune di Alessandria. Salto alcune premesse, visto che in data 5 maggio è stato pubblicato un appello sottoscritto da FIAB, Associazione Alex, APS Sinelimes, Blogal APS, Ciclofficina Riciclo, Legambiente. C'è qualcuno che mi sta parlando in... Sono dei microfoni aperti. Grazie presidente. Allora, le associazioni che l'hanno sottoscritta sono FIAB, Alex, Sinelimex, Vlogal, Ciclofficina Riciclo, Legambiente Circolo Van Lemme, Legambiente Valdese Valle Urbestura, Museo ACDB, Pro Natura Alessandria, Possibile Alessandria, Comitato Macchia Rossa, Rete Maldaria, Riprenditi Alessandria, WISP, Alessandria ed Asti. E questo documento prevede le sottocitate azioni a favore della mobilità sostenibile per la città di Alessandria. Di conseguenza, la l'approvazione della mozione di attuare, come sta avvenendo in molte altre città, interventi urgenti per incentivare la mobilità attiva sia pedonale sia sulle due ruote, tramite
la realizzazione di infrastrutture anche temporanee a basso costo per una rete di mobilità di emergenza interconnessa a quanto già esistente. Ad esempio corsie ciclabili con sola segnaletica orizzontale, sia nell'area urbana sia il collegamento con i sobborghi entro i 5 km, strada residenziale 10 km l'ora, strade scolastiche. La realizzazione di un piano di manutenzione della rete ciclabile già esistente e avvio dei cantieri di quelle già approvate, l'incentivazione della distribuzione delle merci con consegna e spesa a domicilio su biciclette e cargo bike, l'incentivazione di veloparcheggi sicuri all'interno delle scuole e luoghi di lavoro, l'ampliamento delle strade commerciali dei marciapiedi, dove troppo stretti per garantire il necessario distanziamento, eliminando eventualmente la sosta automobile o riducendo la carreggiata, il pieno mantenimento delle misure già esistenti come ZTL e sosta regolamentate, la promozione dello smart work con priorità per i pendolari, valutazione dell'introduzione del controsenso ciclabile in alcune vie sulla base del parere del Ministero dei Trasporti numero 4635 del 2015, campagne mirate capillari di informazione e sensibilizzazione ai cittadini. Ora, è un pacchetto corposo, ma in realtà prevede sia cose già approvate da quella giunta al parcheggio per le biciclette nelle scuole, che era già una nostra mozione che avete già votato, quindi questa sarebbe già approvata, e tra l'altro sollecitiamo poi la realizzazione degli stalli bici, ma soprattutto la realizzazione di infrastrutture a basso costo. Il decreto prevede la corsia ciclabile, che è una nuova forma di pista ciclabile molto economica, perché si tratta fondamentalmente di una riga tratteggiata lungo l'asfalto che va a separare il traffico veicolare dal traffico ciclabile. Ho letto degli studi, specialmente in Germania, dove dimostrano che queste piste sono estremamente sicure. Può sembrare controintuitivo, visto che non ci sono protezioni a dividere le auto dalle biciclette, ma il fatto che esistano permettono alle biciclette di avere uno spazio dedicato, ma soprattutto c'è questo studio che dice che gli automobilisti sono molto più disciplinati nel rispettare le distanze durante i sorpassi e nel rispettare le ciclabili, questo anche sulle statali, sulle provinciali. Ricordiamo che abbiamo la nostra rete di pista ciclabile, copre praticamente solo il centro, con delle ciclopedonali, tra l'altro, che sono decisamente peggio di un percorso solo ciclabile, dove chi deve andare a lavorare può andare a un'andatura decente e in tutta sicurezza rispetto alle ciclopedonali attuali. E pensiamo al Cristo, che è totalmente tagliato fuori. Su corso Karl Marx si potrebbe tranquillamente realizzare una corsia temporanea in grado di poter permettere di andare in sicurezza le persone. Aggiungo Casabagliano, ne parlava poco prima il collega Bianchini, si può realizzare la stessa cosa per i sobborghi. Penso a Casabagliano, Valle San Bartolomeo, Astuti, Val Madonna, tutte le strade che hanno una carreggiata sufficiente può essere assegnata questa corsia. È importante riuscire a sfruttare questo momento grazie a un decreto che permette la realizzazione di questa infrastruttura a costo zero, perché ricordiamo che nel PUMS che avete appena votato c'è il collegamento con tutti i sobborghi tramite ciclabili permanenti, che hanno un costo. Infatti riguardatevi le tabelle che avete appena votato sul costo delle permanenti. Questa che avete approvato, che ha votato la maggioranza. Questa mozione invece impegna la realizzazione temporanea di corsie ciclabili. Poi vedremo se verranno rese permanenti dal punto di vista legislativo. Attualmente sono una soluzione temporanea, anche se molti paesi europei le hanno poi stabilizzate come soluzione permanente. Secondo me, una proposta che, oltre a essere spinta dalla maggioranza delle associazioni ambientaliste e legate alla mobilità ciclabile della provincia di Alessandria, è anche
stata firmata da tutti i gruppi di minoranza. Oggi ho sentito in Commissione Bilancio Barosini affermare che c'è già un piano della Giunta in questa direzione. Noi ci siamo preparati a vedersi bocciate le mozioni per preconcetto, specialmente dal vice sindaco. Noi vi suggeriamo di prendere in considerazione questa proposta. È una proposta a basso costo che può risolvere molti problemi in un minor tempo possibile. Grazie. Grazie Capogruppo Serra. Do la parola al vice sindaco per il parere della giunta. Ripeto, è una importante mozione, tratta dell'argomento della mobilità, tante cose che sono qua comprese chiaramente sono già anche racchiuse nel documento che poc'anzi abbiamo approvato come maggioranza noi. Detto questo, ci sono una serie di punti che sono cose che tra l'altro sono già in itinere, cioè stanno già procedendo e le stiamo portando avanti già da tempo. Mi riferisco alla realizzazione di un piano di manutenzione della rete ciclabile urbana già esistente e di avvio dei cantieri, è un bando, qui facciamo riferimento a un'operazione, è stato firmato oggi mi sembra il contratto, almeno so che c'era l'appuntamento per la firma del contratto con l'azienda che farà i lavori di miglioramento e messa in sicurezza di diversi tratti di piste ciclabili, ma è un percorso che è partito tempo fa quando abbiamo partecipato a un bando regionale a cui hanno aderito tanti comuni della regione Piemonte e noi fortunatamente siamo entrati in graduatoria e quindi ci siamo aggiudicati il contributo regionale con un cofinanziamento comunale, quindi questa è già una cosa che sta andando avanti. La realizzazione di infrastrutture anche temporanee a basso costo per una rete di mobilità d'emergenza, anche su questo gli uffici stavano lavorando, l'ufficio bici e il mobility manager stavano già lavorando. In aggiunta oggi abbiamo incontrato una delle associazioni firmatarie del documento per confrontarci giustamente anche con loro, si è attuata una progettualità e anche su questo argomento, quindi c'era già un work in progress e qua è un ripetere quello che già avviene fatto. Questi quindi per citare alcuni punti più che condivisibili su cui si sta già lavorando, ce ne sono alcuni su cui però ho dei punti interrogativi e sui quali è più complicato in questo momento specifico, in quanto pare che in settimana si è lavorato tantissimo sul piano urbano della mobilità. E qui faccio un esempio, l'incentivazione della distribuzione delle merci, della consegna della spesa a domicilio su biciclette e cargo bike, questo è un altro elemento che sicuramente innanzitutto è trattato anche nel piano urbano della mobilità che noi abbiamo approvato, qualcuno ha votato contro, ma per carità. Però ecco, prendere l'impegno di realizzare e andare in questa direzione in questo momento ci vorrebbe una progettualità un po' più definita, no? Perché una mozione impegna la giunta a fare qualcosa, io l'impegno lo prendo nel momento in cui so che lo posso portare avanti. Un'altra questione su cui so stiamo anche seguendo perché ci sono delle problematiche, l'incentivazione dei veloparcheggi sicuri all'interno di scuole e luoghi di lavoro. Il punto scuole è che so che in alcune scuole, tra l'altro mi è stato anche chiesto di intercedere per migliorare questa cosa, il dirigente scolastico di riferimento ha qualche problema, mi sono state fatte queste segnalazioni, a far parcheggiare le biciclette degli studenti all'interno, quindi anche qui io come giunta prima, come amministratore vorrei magari prima dialogare con alcuni soggetti. Va benissimo la promozione dello smart working con priorità per i pendolari, eccezionale. Il pieno mantenimento delle misure già esistenti come ZTL e soste regolamentate, pieno mantenimento già esistente come ZTL, se si riferisce a quelle stabilite al piano urbano della mobilità va bene, se si riferisce a quelle esistenti va meno bene. Non saprei come valutare la questione l'introduzione del controsenso ciclabile in alcune vie della città sulla base del parere del Ministero dei Trasporti, vorrei prima avere un parere del Mobility Manager e dell'Ufficio Bici, va bene le campagne capillari di informazione e sensibilizzazione ai cittadini. Ecco, fatto un riassunto veloce, data anche l'orario, di tutti questi punti su cui si poteva parlare per diverse ore per arrivare a dire che questa è una mozione presentata dalle forze di minoranza e ci sono dei punti che in questo momento io non mi sento di prendere l'impegno
del comune, perché sarebbe una cosa ufficiale, a fronte di alcuni dubbi che abbiamo. Di conseguenza, se la si vuole portare in commissione, modificarla e renderla una mozione condita bene, elaborata bene, fatta bene e magari con modifiche che vengono apportate dalle forze di maggioranza, più che d'accordo e procediamo. Se mi chiedete di votarla così com'è, ci sono dei punti su cui io non posso prendermi impegni, dove già so che ci sono dei problemi. Ripeto, il parcheggio all'interno delle scuole, il valutare l'introduzione del controsenso, non saprei ancora su che strada e quant'altro. Sono argomenti intensi, argomenti interessanti, vanno approfonditi, meritano un approfondimento. Fortunatamente abbiamo dei tecnici che sanno lavorare, sanno le direzioni da prendere, quindi chiedo che venga portata Commissione Territorio, presieduta da Buone, o scegliete voi la commissione più indicata, ne discutiamo, trattiamo punto per punto, svisceriamo i punti su cui in questo momento ho dei dubbi che si possano, che io mi possa prendere degli impegni, e poi la approviamo. Questo è quello che chiedo, e quindi di agire coralmente tutti insieme per il bene della città e non per altri motivi. Ecco, questa è la mia richiesta. Grazie. Vice Sindaco, prego, Capogruppo Serra. Sì, pensavo ci fosse un parere tecnico a una proposta che va in consiglio, in modo da poter avere dei dati da parte dell'ufficio su questo. Comunque chiedo al Presidente del Consiglio 3 minuti per una velocissima riunione tra i sottoscrittori per decidere come muoverci. Grazie. Va bene, non sospendiamo neanche la seduta per evitare che in questo momento vorrebbe dire perdere il numero legale, immagino. Aspettiamo qualche minuto mentre si consultano. Spengo tutti i microfoni per evitare gaffe involontarie da qualcuno. Ok, posso? Prego, prego Capogruppo. Sì, no, ci siamo velocemente consultati sulla chat. Allora, noi siamo disposti a portarla in commissione, però a due condizioni, che ci sia un impegno dell'assessore, del presidente Bovone, Territorio, a discutere entro 15 giorni, perché parliamo di fase 2, stiamo andando a fase 4, lo sapete. Quindi entro 15 giorni la convocazione, con l'impegno dell'assessore a esserci, e chiaramente con l'invito alle associazioni che hanno sottoscritto l'appello, mi sembra il minimo che si possa fare. Chiedo all'assessore se mi può confermare il suo impegno entro 15 giorni in commissione. Prego, assessore. Ringrazio il consigliere Serra per, secondo me, la saggia decisione di affrontare gli argomenti in commissione. Io non ho nessun problema a venire in commissione, aspetto solo che i tecnici esaminino alcune richieste che lì sono inserite, poi sicuramente si viene in commissione. Sulle tempistiche inoltrerò la domanda già domani, e spero di arrivare. Ricordo che la mozione è stata depositata il 15 di maggio, quindi quasi un mese fa. Comunque, prendo per un sì l'impegno a convocare la commissione entro 15 giorni.
convocare una commissione, va bene? Ok? Allora grazie. Chiedo un invio in commissione, grazie. Ok, allora poi verificheremo il rispetto dei tempi compatibilmente con le esigenze degli uffici e di tutti coloro che devono essere presenti. Preso atto del rinvio di questa mozione in commissione, essendo le 23.46, ci eravamo dati le 23.45 come orario, direi che abbiamo rispettato l'orario di chiusura e allora chiudiamo i lavori del Consiglio Comunale alle 23.46. Ricordo ai capigruppo domani alle 14.30 e a tutti Consiglio Comunale venerdì alle 20.15, più puntuali possibili, così riusciamo a trattare anche qualche ordine del giorno. Inizieremo. Ciao a tutti. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte.